Ah, via lei. Buonasera a tutti. Abbiamo il numero legale, quindi possiamo dare inizio alla seduta delle commissioni congiunte quarta, quinta e settima. Il primo punto all'ordine del giorno vi è il cambiamento dello statuto di ASP. Ricordo tutti che la riunione della commissione ha luogo in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 in rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2020, protocollo generale 52057 e successive modifiche di integrazioni. Io a questo punto lascerei immediatamente la parola all'assessore Rossi per l'introduzione. Prego, assessore. Sì, vi ringrazio. Allora, questa è la delibera dello statuto, ho capito bene? Vabbè, io colgo l'occasione intanto per presentarvi la nuova direttrice dell'ASP di Parma, la dottoressa Elisabetta Scoccati. Poi vedo che sono presenti anche dottor Borghi e la dottoressa Mambrioni. Dunque, per quanto riguarda lo statuto, io non perderei tempo con l'introduzione, lascerei direttamente la parola per la presentazione dei cambiamenti, credo, al dottor Borghi. Va Sì, certo. bene, lascio la parola direttamente, prego. Buonasera, buonasera e sarò molto rapido. Siamo nella necessità di andare a questa modifica statutaria assolutamente limitata e circoscritta, sostanzialmente a due temi. Il primo è quello legato alla nuova denominazione di questa azienda pubblica, che assieme alla proprietà, in particolare al Comune di Parma, abbiamo pensato di rendere più e meglio anche comprensibile rispetto alla forma di questa società pubblica e alla estensione territoriale, quindi azienda di servizi alla persona del distretto di Parma, andando in questo modo, insomma, in analogia a quanto è accaduto per altre trasformazioni di aziende di queste dimensioni, ad una più immediata riconoscibilità anche rispetto alle proprie funzioni. Quindi l'azienda è azienda di servizi, abbiamo condiviso ovviamente con gli altri tre comuni che fanno parte della compagine societaria della nostra ASP, che stanno alle 18:30 ci collegheremo con il comune di Torrile per un'analoga seduta, in quel caso di consiglio comunale, andando all'adozione delle stesse previsioni di modifica statutaria. L'altro punto che si è posto in seguito ad una trasformazione istituzionale che ha visto negli scorsi anni la fusione del Comune di Sorbole e del Comune di Mezzani, quindi prendere evidentemente e riprendere evidentemente quella trasformazione per andare a descriverla compiutamente rispetto ai soci dell'ASP all'interno del nostro statuto all'articolo 6. Vi è anche un'altra piccola modifica che riguarda il citare la diocesi di Parma e non soltanto la parrocchia Santa Margherita di Colorno, già soci delle ASP che si sono unificate. Quindi queste sono le limitate modifiche statutarie. È in corso da tempo una relazione tecnica con la Regione Emilia-Romagna che, come sapete, così come la legge regionale, ha il compito e la funzione di andare alla definitiva approvazione delle proposte di modifica statutaria che vengono dai soci delle ASP. Ovviamente la Regione Emilia-Romagna ci ha assicurato tempi molto rapidi per andare alla definitiva adozione di queste modifiche statutarie, se saranno approvate dai diversi soci. Colgo questa occasione, consiglieri, anche per dire che insomma, accanto a questa modifica statutaria vi sarà una innovazione anche rispetto evidentemente
agli strumenti di comunicazione della nostra azienda pubblica, è in stand-by da tempo il nuovo sito, la nuova newsletter, che riprenderanno anche sulla base di una elaborazione grafica che potrei provare, mentre continua il confronto, a condividere con voi. Abbiamo nei mesi scorsi definito con un'agenzia di comunicazione della nostra città. Insomma, tutto nel segno di una, no, ovviamente non una innovazione fine a se stessa, ma di un nuovo inizio che evidentemente può prodursi anche e soprattutto grazie al lavoro di chi ci ha preceduti negli anni scorsi alla guida di questa azienda, e ovviamente in relazione alle volontà dei soci, in particolare del Comune di Parma, che, come ben sapete, perché ne siete stati protagonisti, solo lo scorso ottobre, già nello scorso ottobre, ha previsto il ripiano di tutti i debiti pregressi della nostra azienda pubblica, decisione assolutamente strategica che ci ha posto nelle condizioni di ritrovare a molte dimensioni efficienza rispetto allo svolgimento delle nostre funzioni. Questo è quanto, non so Anna se vuoi Anna Elisabetta, direttore amministrativo, direttore generale, se volete aggiungere altro rispetto alle modifiche statutarie. Direi niente da aggiungere rispetto a quello che hai detto. Benissimo, io direi che per quanto riguarda le modifiche statutarie, effettivamente modifiche abbastanza limitate. Possiamo lasciare a questo punto la parola ai consiglieri, che direi che prego di prenotarsi per interventi e domande. Prego. Io non vedo prenotazioni di consiglieri, quindi a questo punto direi che possiamo licenziare la delibera e passare al prossimo punto dell'ordine del giorno. La proposta di convenzione sempre relativa ad ASP. Lascio la parola per l'introduzione all'assessore Rossi, prego. Sì, grazie. Dunque, questa delibera vede il rinnovo della convenzione tra i soci dell'ASP, disciplina le modalità di partecipazione dei soci, quindi definisce le quote e le parti, insomma, relative alla perdita in conto esercizio, al contributo in conto esercizio, l'eventuale ripiano di perdite. La convenzione è scaduta nel 2020, quindi adesso proponiamo una convenzione 2021-2025. Direi che sostanziali modifiche non ce ne sono, se non quelle relative al discorso delle quote. Era effettivamente nella prima versione molto complesso il meccanismo di calcoli, per cui è stato chiesto al dottor Squeri insieme agli altri dirigenti dei comuni di provare a definire, insomma, una modalità un pochino più comprensiva e agevole rispetto alla definizione delle quote dei soci. Io lascio la parola al dottor Squeri per entrare nel dettaglio di queste poche modifiche e poi siamo a disposizione per le domande. Grazie. Va bene, prego dottor Squeri. Sì. Buonasera a tutti. Come vedrete tra poco, il meccanismo, diciamo, sulle quote è rimasto abbastanza complesso, però rispetto alla precedente convenzione abbiamo cercato di, diciamo, dettagliarlo maggiormente, quindi cercando di renderlo più comprensibile. Molto brevemente, diciamo, la convenzione recepisce le modifiche appunto nella denominazione dell'azienda, che abbiamo visto poco fa rispetto allo statuto, e anche le modifiche rispetto alla fusione dei comuni di Sorgoli e Pizzani. Aggiorna, diciamo così, all'articolo 4 i servizi gestiti dall'ASP fino al momento della sottoscrizione della convenzione, diciamo riaggregandoli secondo due diciamo categorie, quindi i servizi residenziali e semiresidenziali a valenza distrettuale, e recependo anche le modifiche che sono avvenute nel corso del 2020 rispetto a degli atti di programmazione
che sono intervenuti in quella fase, vale a dire in particolare rispetto alla casa residenza anziani i figli, e quindi all'avvio, diciamo, la riduzione di posti di casa residenza anziani e l'avvio, che è proprio insomma in corso in questi giorni, dei 20 posti di cure intermedie, e parallelamente, diciamo, il trasferimento dei posti grada dal San Mauro Abate appunto ai Tigli, e il contestuale incremento di posti accreditati presso la struttura del San Mauro. L'altro elemento nuovo è rappresentato dalla, diciamo, concessione ad ASP dell'accreditamento provvisorio relativo al centro diurno per disabili Pasubbio, che fino al 31/12/2020 era gestito dall'ASL. Questo passaggio era previsto all'interno del piano per il riordino della gestione pubblica, che era appunto già stato approvato e che è un adempimento della legge regionale 12 del 2013 e che punta a determinare in ogni distretto un solo soggetto pubblico, diciamo, che svolge la gestione diretta dei servizi. Ecco, oltre quindi a questo aggiornamento sull'articolo 4, nell'articolo 8 abbiamo cercato di definire in maniera più puntuale, diciamo, il meccanismo di definizione delle quote di rappresentanza. Nella precedente convenzione si diceva che le quote di rappresentanza venivano aggiornate annualmente, essenzialmente, diciamo, sulla base di un calcolo derivante dal consumo di servizi da parte dei cittadini residenti nei diversi comuni soci. Ecco, in questa, diciamo, convenzione invece definiamo una delle quote di rappresentanza che valgono per l'intera durata della convenzione, salvo diciamo le modalità di aggiornamento che poi sono appunto previste nell'articolo 8. E essenzialmente queste quote quindi vengono calcolate appunto per i servizi residenziali e semiresidenziali a valenza distrettuale in proporzione al valore del servizio, ripartito in base alle giornate di utilizzo da parte dei cittadini residenti in ciascun comune al momento dell'accesso al servizio. E qui prendiamo, siccome appunto fissiamo delle quote che rimangono, possono rimanere sostanzialmente invariate per la durata della convenzione, invece di prendere le giornate consumate, per così dire, nell'anno precedente, prendiamo la media del triennio precedente la sottoscrizione della convenzione, e quindi, diciamo, prendiamo un periodo più ampio, normalizzando, diciamo, certi valori congiunturali, ecco, che potrebbero esserci prendendo solamente un anno. Alleghiamo anche una tabella che evidenzia e descrive questi calcoli. Prevediamo anche che per i servizi che sono invece gestiti per conto di un singolo ente, il valore viene attribuito in proporzione al valore del servizio, viene attribuito al socio che ha fatto il conferimento, anche se, dati i valori in gioco, appunto il criterio più significativo per determinare le quote è questo che vi dicevo del consumo di giornate. In ogni caso viene mantenuto comunque il correttivo del 10% a favore del Comune di Parma, che derivava e che era presente anche nella precedente convenzione e derivava dal diverso apporto patrimoniale che le due ASP avevano nella fase della
della fusione, quindi era maggiore il valore del patrimonio dell'ASP a persona, ma rispetto al patrimonio dell'ASP San Mauro Abate, e quindi diciamo è mantenuto questo differenziale del 10%, questo correttivo, che si aggiunge quindi alla quota del Comune di Parma con la contestuale decurtazione proporzionale sempre alle quote da parte dei restanti enti locali soci. Viene poi mantenuta la quota di 0,5 per la Curia e per la parrocchia di Santa Margherita di Colorno. Queste quote sono decurtate 0,5 dalla quota di Parma per la Curia e 0,5 dalla quota di Colorno per la parrocchia. Insomma, sulla base di tutti questi criteri e considerando i calcoli che sono proprio riportati in maniera puntuale nell'allegato 1, per la durata della convenzione le quote sono così rideterminate: Parma 91,23%, Colorno 3,53%, Torrile 1,89%, Sorbolo Mezzani 2,34% e poi appunto i soci che non sono enti territoriali, Curia 0,5% e Parrocchia di Santa Margherita di Colorno 0,5%. Queste quote possono essere aggiornate nel corso della durata della convenzione nel caso di conferimenti di nuovi servizi da parte di uno o più soci o nel caso di ritiri, cessazioni di conferimenti appunto di servizio o di attività. Però ecco, questa modifica, che prima era prevista invece annualmente, diventa solo eventuale nel caso in cui siano conferiti servizi nuovi rispetto a quelli già gestiti al momento della sottoscrizione della convenzione. Ecco, poi diciamo che vengono definiti gli elementi essenziali del contratto di servizio che regola le relazioni tra l'ASP e i soci che hanno affidato la gestione, compresa la disciplina dei beni strumentali, sia immobiliari che mobiliari, e poi si arriva all'articolo 12 che riguarda la ripartizione dei contributi in conto esercizio. Anche in questo caso, diciamo, nessun cambiamento in termini di criteri di attribuzione di questo eventuale contributo, abbiamo solo cercato di specificare in maniera forse più chiara che il contributo è finalizzato esclusivamente alla sostenibilità economico-finanziaria dell'ASP, può essere legato a fattori ordinari della gestione che determinano appunto uno squilibrio di gestione che ASP è impossibilitata a coprire interamente con proprie risorse, e la distribuzione l'attribuzione ai soci del contributo in conto esercizio avviene in proporzione alle giornate di utilizzo. Quindi, siccome il contributo in conto esercizio deriva dagli esiti di certi centri di costo, quindi laddove si crea uno squilibrio su certi centri di costo, se questo squilibrio è sul versante dei servizi residenziali, semiresidenziali a valenza distrettuale, quindi riguarda tutti i soci e non solamente un socio che ha conferito eventualmente un servizio, in questo caso l'attribuzione avviene sulla base delle giornate di utilizzo calcolate rispetto all'anno precedente. Nel caso in cui lo squilibrio si determinasse su servizi conferiti da un unico socio, in questo caso chiaramente il contributo in conto esercizio che è necessario viene attribuito al socio che ha conferito. Era così anche prima, abbiamo cercato di rendere il meccanismo descritto in maniera più dettagliata, diciamo così. E poi l'altro elemento inserito riguarda il tema del monitoraggio sull'andamento della gestione, quindi abbiamo inserito nella convenzione
insomma, gli step, le tempistiche e la documentazione che ASP deve produrre ai soci per consentire in corso d'anno questo monitoraggio, anche finalizzato all'adeguamento eventuale, se necessario, del contributo in conto esercizio. Questo perché poi chiaramente bisogna cercare di allineare anche le scadenze relative ai bilanci, alla gestione del bilancio dei soci. Quindi è molto importante riuscire ad avere un monitoraggio costante sull'andamento della gestione per poter fare delle correzioni di rotta, se necessarie, in corso d'anno. Ecco, questo essenzialmente sono i contenuti della convenzione. Mi fermerei quindi qua, ecco, nel caso poi ci siano chiarimenti o domande. Grazie, dottor Squeri. Dottor Borghi, vuole aggiungere qualcosa in chiusura della presentazione? Vedo che si è oscurato, quindi immagino di no. Gli assessori vogliono aggiungere qualcosa? Benissimo. Apriamo la parola. Scusate, il dottor Borghi, si è finita la discussione sulle delibere, il dottor Borghi voleva farvi vedere il nuovo logo, visto che dopo in consiglio saremo in presenza, se volete vedere un attimo il nuovo logo dell'ASP, se è possibile. Ma sì, guardiamolo qui dopo. Lo vedete? Sì. Bene. Abbiamo condiviso questa proposta che ci è stata fatta da un'agenzia di comunicazione, riprendendo ovviamente il tratto caratteristico dell'incisore Bodoni, con la S e la P, servizi, persona legate fra loro, insomma, in modo tale da rendere ancora più evidente la nostra missione. Questo è quello che quindi noi proporremo nello statuto e abbiamo proposto ai nostri soci. Sì, grazie, prendiamo atto del nuovo logo. A questo punto apriamo il dibattito, la fase di domande e di confronto. Prego i consiglieri di prenotarsi. Prego. Posso Lorenzo? Sì. Prego, consigliera. Ok, benissimo. Grazie, buonasera a tutti, buonasera dottor Borghi, buonasera sì. Dottoressa Elisabetta, non mi ricordo più il cognome, benvenuta, perché non lo vedo. Dottoressa Scocca. Buon lavoro. Grazie. Sì. No, approfittavo anche per fare due domande. La prima domanda riguarda questi soci privati che sono la diocesi di Parma e la parrocchia di Colorno. Quali sono in particolare per Parma e anche insomma quanto ammontano i numeri, cioè le situazioni che questi soci hanno afferito ad ASP praticamente, quindi qual è la parte, ecco, il numero di persone o lo stabile, perché non so quale sia la loro, in particolare anche per Parma, ecco, la loro funzione, in particolare come quantità, ecco, di persone che loro seguirebbero, cioè no, che loro a cui che affidano ad ASP o come stabile o come attività. E la seconda domanda è come sta andando la situazione. Abbiamo sentito in questi giorni che le case di riposo riaprono ai parenti, quindi volevo chiedere se tutto sta funzionando, se a Parma abbiamo delle difficoltà oppure se siete riusciti ad aprire in modo così abbastanza in tempo, ecco, a tutti i parenti. Grazie. Laura, vai tu sulla prima?
Sì, ma rapidissimamente, allora non c'è nessun conferimento né di servizi né di persone da parte della diocesi né di Parma né dell'altra, diciamo che è rimasta una quota rappresentativa, assolutamente rappresentativa, perché all'origine erano dentro l'IPAB, insomma quando era IPAB c'erano le diocesi. E quindi è rimasta questa quota rappresentativa. Tra l'altro sottolineo che in caso di perdite non sono mai coinvolti gli enti della diocesi di Parma e di Colorno per eventuali ripiani delle perdite ed è esplicitamente dichiarato, quindi diciamo è davvero solo rappresentativo. Per la seconda domanda posta, noi abbiamo la scorsa settimana in attesa delle determinazioni nazionali e regionali che ora tutti conosciamo con il decreto che è stato assunto, comunque previsto aperture in tutte le nostre strutture all'aperto e quindi, come saprete, da mesi e mesi ormai in tutte le strutture avevamo stanze dedicate, le famose stanze per gli abbracci, le quali in assoluta sicurezza potevano essere svolti incontri, ma appunto la scorsa settimana fortunatamente tutte le nostre CRA hanno un'area di pertinenza molto significativa che ha reso possibile attraverso la disponibilità di decine e decine di operatori lo svolgimento di altrettanti incontri all'aperto. Ora, e su questo lascerei la parola alla direttrice generale, siamo in una interlocuzione tecnica con l'azienda USL e con il comune per andare alla rapidissima adozione dei contenuti del decreto per consentire evidentemente di andare alla sua attuazione, però appunto in tempi assolutamente rapidi. Voglio anche ricordare però, consigliere Jacopozzi e consiglieri, che comunque noi in accordo con il comune abbiamo consentito anche nei mesi scorsi, ovviamente con l'utilizzo di tutte le condizioni di precauzione necessarie, di visite a persone in stato di terminalità o in gravissimo scompenso psicologico. Sono state poche, circoscritte, ma abbiamo ritenuto necessario andare in quella direzione, ripeto, con tutti gli accorgimenti che ci hanno consentito di svolgere queste visite in assoluta sicurezza per i nostri ospiti, per i parenti e per il personale. Elisabetta, rispetto all'attuazione del decreto? Grazie. Sì, noi abbiamo previsto appunto in attuazione del decreto del Ministro Speranza e anche della circolare che è pervenuta oggi dalla Regione Emilia-Romagna di continuare con tutte le misure di sicurezza che erano già previste all'interno delle strutture. Procederemo con il patto di corresponsabilità coi parenti, che significa l'assunzione appunto da parte di questi della responsabilità nel caso della visita appunto al congiunto di tutte le misure adeguate, la misurazione della febbre, l'utilizzo della mascherina, la sanificazione e sono previste dal decreto Speranza anche tutte le misure connesse alla dimostrazione della o vaccinazione o dell'effettuazione di un tampone o di un tampone veloce. E, al momento stiamo chiarendo anche gli aspetti connessi alla vaccinazione anche del personale volontario e degli animatori. Il decreto Speranza dice occasionalmente presenti dentro le strutture. E ricordo, si sta completando il percorso invece regionale relativamente alla vaccinazione degli operatori, laddove il decreto precedente prevedeva che quegli operatori non vaccinati, e quindi si sta concludendo il percorso per l'accertamento delle vaccinazioni e il percorso a carico della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli ordini dei professionisti, prevedeva appunto che le persone non vaccinate dovessero essere o reimpiegate in altre attività
all'interno dell'azienda oppure, come dire, non impiegate per il tempo necessario alla conclusione del procedimento. Noi stiamo sollecitando sempre tutti gli operatori, come dire, alla vaccinazione. Noi abbiamo un altissimo tasso di operatori vaccinati, anche se non abbiamo il dato esattamente preciso, perché come dire, l'accertamento della vaccinazione degli operatori, appunto, come dicevo, è a carico della regione in collaborazione con gli ordini. Però a maggior ragione tutti i nostri operatori si attengono e devono attenersi, in attesa della conclusione del procedimento, alla, come dire, a tutte le misure che non sono assolutamente scemate, anzi vengono mantenute nonostante appunto l'alto tasso di vaccinazione, ovviamente anche dei nostri ospiti già da tempo vaccinati. Quindi manteniamo tutte le misure di sicurezza, attendiamo se ci saranno ulteriori indicazioni da parte appunto del comune e dell'azienda USL, e anche perché si è ridotto invece il tempo delle quarantene per l'accesso alle strutture, tanto più se gli anziani che entrano sono vaccinati. Erano previsti 14 giorni, adesso siamo a 10 giorni, e questo cosa significa? Che se l'utente entra dentro la struttura e viene collocato in una stanza apposita per 10 giorni e viene messo invece nelle stanze non, diciamo così, isolate rispetto alle strutture, poi tutto molto relativo rispetto alla logistica delle diverse strutture, e messe appunto nei diversi reparti. Ecco, su questo magari appunto attendiamo se ci saranno ulteriori indicazioni. Al momento sono quelle precedenti, ovviamente rinforzate, e l'idea appunto è quella comunque di garantire la libertà ai parenti, ovviamente contingentati rispetto al numero delle visite, all'orario degli appuntamenti, proprio per garantire il più possibile la sicurezza dei nostri ospiti, ma anche appunto la libertà di ricongiungersi con i parenti, ovviamente diciamo così con il controllo, il monitoraggio, ecco, non userei la parola controllo, userei la parola monitoraggio della situazione da parte dei nostri operatori anche durante la visita da parte appunto dei congiunti. Aggiungo un elemento, se posso, Presidente. Prego, dottor Borghi. Molto brevemente, noi anche in virtù di questa contingenza, di queste informazioni, di queste innovazioni che sono prodotte da decisioni governative regionali e di fatto poi a cascata del comune nostre, abbiamo previsto la settimana prossima lo svolgimento di 5 assemblee virtuali con tutti i parenti e gli amministratori di sostegno di ognuna delle strutture accreditate di ASP. E quindi accanto alla normale quotidiana relazione informale con i parenti, noi andremo appunto a incontrare tutti loro dal 17 al 20, al 21, cioè la settimana prossima, in 5 assemblee alle quali parteciperanno i coordinatori di ogni singola CRA e la direttrice generale. Grazie per tutte le illustrazioni. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa, che sappiamo per gli anziani quanto l'isolamento sia determinante anche di un peggioramento sul piano proprio dei disturbi comportamentali o dell'umore. Quindi volevo capire anche, chiedervi se avete, qual è la valutazione, la dottoressa dicevano, anche il dottor Borghi, non sono stati tanti quegli anziani che sono dovuti, insomma, che hanno avuto una depressione, ecco, voi cosa in questo anno e mezzo, che bilancio avete fatto rispetto a questa solitudine che c'è stata? C'è stato un peggioramento, perché anche sarà il carico di cioè la difficoltà anche degli operatori, immagino quanto sia aumentata, ecco, per stare vicino a queste persone. Sì, è stato sono stati 16 mesi pesantissimi per gli ospiti. Tutto ciò che di positivo comporta la relazione affettiva si è d'un tratto interrotto. Quel che abbiamo cercato di
di mettere in campo evidentemente sono stati palliativi, le videochiamate, le stanze degli abbracci, ma evidentemente c'è stata una sofferenza, in particolare per gli ospiti più fragili che hanno disorientamento, che faticano anche a partecipare alle attività di stimolazione cognitiva. Quel che abbiamo passato è stato qualcosa di molto, molto impattante. Ovviamente non posso ora entrare nel merito, sapete che ospitiamo centinaia di persone. Stiamo cercando in tutti i modi, con innovazioni di cui avremo modo di parlare, però una ve la voglio dire, attiveremo entro il mese, stiamo attendendo la fornitura, attiveremo entro il mese di giugno una stanza Snowsland. Una stanza Snowsland è un luogo protetto, una stanza protetta che attraverso dispositivi di stimolazione sensoriale, cognitiva, visiva e uditiva possono rappresentare un contesto di sollievo per gli anziani più in difficoltà rispetto a sindrome d'Alzheimer. La attiveremo ai Lecci, ma sarà a disposizione di tutta Villa Parma. Il 15 di giugno abbiamo concordato con l'assessore Rossi, con il sindaco, inaugureremo, e ovviamente inviteremo tutti i consiglieri, inaugureremo il giardino Alzheimer. Un passaggio importante, io ritengo, che va in questa direzione, definire percorsi protetti, ma che possano prevedere anche una stimolazione cognitiva, sensoriale. Vi garantisco, ora non sto a descriverlo, sarà una sorpresa, perché è davvero... Peraltro è stato progettato internamente dalla nostra azienda con molta competenza. Altro attiveremo rispetto a stimolazione cognitiva attraverso utilizzo di ICT. Vi diremo anche su questo, non è che recupereremo il tempo perduto. Abbiamo tratto dall'esperienza di questi 14 mesi terribili insegnamento anche per cercare di fare meglio. E quindi, insomma, da questo punto di vista evidentemente passando attraverso momenti formativi con i RA, con i nostri OS, e anche su questo non mi soffermo, ma vi garantisco, rappresentano per noi una priorità assoluta. Sappiamo quanto dobbiamo investire in acquisizione di competenze, informazione, appartenenza rispetto ai nostri operatori per cercare di garantire a loro un luogo migliore entro il quale operare e evidentemente più opportunità agli ospiti. Grazie. Grazie, dottor Borghi. Presidente Ilariuzzi, io approfittavo a ricordare a tutti che oggi è la giornata che celebra il lavoro degli infermieri, la festa degli infermieri. Ho letto oggi un bellissimo articolo sulla Gazzetta, quindi approfitto nel ringraziare, ecco, anche qui ufficialmente tutti gli infermieri che hanno lavorato e tutti gli OS, perché insomma è un unico corpo, direi, soprattutto in questo periodo penso che siano diventati non solo un corpo ma una famiglia, e quindi ringrazio, penso a nome di tutti, perché è un servizio preziosissimo. Assolutamente, visto che da cosa nasce cosa, non posso allora esimermi dal ricordare che dal 1° maggio hanno preso servizio in ASP 32 infermieri ed infermiere a valle del concorso che abbiamo faticosamente realizzato e alla fine concluso, e quindi superando per molte di queste persone una situazione di precarietà, erano molti di loro in regime di somministrazione. E quindi mi pare anche questo un investimento visibile sul lavoro e sull'appartenenza a questa azienda pubblica. Grazie dottor Borghi, io mi unisco chiaramente ai ringraziamenti del consigliere Jacopozzi, agli infermieri DOS, e poi vorrei ringraziare veramente tutto quanto lo staff dell'ASP, perché io credo che dagli interventi che ci sono stati mi pare che si veda proprio chiaramente un approccio e un'attenzione sia ai pazienti che ai parenti, quindi a tutti i fruitori in generale delle strutture, un'attenzione veramente encomiabile. Credo che non sia un'attenzione che capiti sempre, ecco, quindi io volevo fare i complimenti perché secondo me si vede. Grazie.
Chiedo se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Prego, prego di prenotarvi. Io non vedo altre prenotazioni, quindi a questo punto direi che... Assessore Ferretti, prego. È senza audio, Assessore. Lo so, capita ai migliori. Io non ho domande, volevo solo ringraziare e salutare il dottor Borghi che, come dire, per il lavoro fatto e la dottoressa Mambrioni. Poi mi univo all'assessore Rossi per un benvenuto alla dottoressa Scoccati e speriamo di vederci presto in presenza. Esatto, grazie, grazie a tutti. Andiamo a Torrile, allora, Ubi Maior, se ce lo consentite. Assolutamente sì, quindi licenziamo le proposte di delibera, ringraziamo tutto lo staff dell'ASP, grazie, e passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie a tutti e buonasera, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie. Benissimo, il prossimo punto all'ordine del giorno è la presentazione della proposta di bilancio del Teatro Regio. Io, Assessore Rossi, sì, la salutiamo, ma immagino che intervenga. No, perché dopo in ordine del giorno c'è una mozione che riguarda la quinta, quindi non salutiamo tutta la quinta, gli chiediamo cortesemente di attendere perché per il Teatro Regio non è coinvolta, ma sarà coinvolta per la mozione presentata. Noi rimaniamo, grazie Lorenzo per averlo specificato. Allora sì, rimango anch'io, scusate, non avevo capito. È un integrativo che abbiamo mandato i giorni scorsi, mi scuso, pensavo che fosse stata proprio espressamente avvisata. Quindi ecco, vedo infatti collegata la dottoressa Anna Maria Meo, prima abbiamo visto collegata la dottoressa Parizzi. Dottoressa Meo, buonasera, buonasera a tutti, le lasciamo subito la parola. Grazie, buonasera a tutti. Siamo qui per illustrare la proposta di bilancio di attività del 2020, che è stato un anno anche per noi abbastanza particolare, ma abbiamo voluto, nonostante la peculiarità dell'anno e le evidenti ricadute sull'attività, non abbiamo voluto rinunciare a quello che era un progetto che era nella nostra mente già da tempo, cioè quella di realizzare una relazione integrata al bilancio. L'abbiamo fatto avvalendoci ancora una volta della preziosissima collaborazione dell'Università di Parma, che avevamo già sperimentato quando abbiamo cominciato a mettere a punto la prima edizione del report del Festival Verdi, e abbiamo quindi deciso di arricchire quindi la narrazione del bilancio del teatro per il tramite di questa relazione integrata, che ci permette di, partendo dai numeri, di leggere in filigrana la visione, i progetti, le competenze e anche il ruolo che il teatro si propone di svolgere sul territorio. Quindi abbiamo fatto una sintesi, so che tutti i consiglieri hanno ricevuto la versione integrale della relazione, ma qui abbiamo fatto una selezione di slide che vi proponiamo e che vi illustreremo, rendendoci poi disponibile alla fine della presentazione, naturalmente a offrire tutti gli approfondimenti, rispondendo alle domande che dovessero essere poste dai consiglieri. Quindi dottoressa, mi pare che sia stata inserita nel fascicolo anche la presentazione che lei sta facendo vedere. Sì, sì. Sì, sì, infatti abbiamo sia inserito nel fascicolo la versione integrale che questa sintesi che ci aiuta ad essere
pochino più veloci nell'esposizione, lasciando spazio appunto poi in coda alle domande. Quindi, che cos'è la fondazione? Diamo per scontato che tutti lo sappiano, ma c'è una prima presentazione che mette a fuoco quale sia la mission, quindi quella di tramandare la tradizione dell'opera, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, quella di coltivare i talenti, dovunque questi talenti si manifestino, di investire, azione sulla quale veramente abbiamo lavorato molto negli ultimi anni, nella formazione artistica e professionale per promuovere nuove generazioni di artisti. Per sintetizzare questa mission abbiamo individuato quattro parole chiave che poi si ritrovano in tutta la narrazione che vedremo a seguire. La prima di queste parole chiave è appunto la tradizione alla quale pensiamo tutte le volte che ci proponiamo di valorizzare questa straordinaria eredità storico-culturale, soprattutto naturalmente noi abbiamo un focus che impreziosisce tutta la nostra attività ed è riguarda il grande repertorio del melodramma italiano e la produzione verdiana. Su questo investiamo senza rinunciare però all'altro asset importantissimo ed è l'attenzione all'innovazione, cioè quindi per capire come coniugare la tradizione con le grandi trasformazioni della tecnologia che non lasciano insensibili anche i linguaggi artistici della comunicazione. Abbiamo visto in quest'anno così particolare e difficile quanto la capacità di reagire anche adottando tutta una serie di linguaggi che hanno una forte componente tecnologica ci abbia aiutato a non perdere il filo, a non perdere il contatto con le nostre comunità. L'altra parola chiave è formazione. Appena insediata nel 2015 ho dato avvio alle pratiche perché il Teatro Regio, la Fondazione, fosse riconosciuta ente formativo. Ecco, vi avevo perso, ente formativo, così è stata e attraverso questo riconoscimento abbiamo avviato una serie di attività formative, la più importante, la più rappresentativa è sicuramente l'Accademia Verdiana, ma già nello scorso anno abbiamo poi inaugurato un'altra tipo di formazione che riguarda più la parte il segmento delle maestranze. E poi la condivisione. Questo è un principio per noi fondamentale, abbiamo sempre messo, cioè consapevoli di quanto il Teatro Regio fosse al centro della vita culturale della città, ci siamo posti il problema di come contribuire alla coesione sociale e come dare consistenza e contenuti alla fitta rete di relazioni istituzionali che abbiamo costruito in questi anni e quindi abbiamo messo in relazione le istituzioni, le associazioni, gli artisti, i media, il pubblico e anche quelle categorie di spettatori sensibili ai quali guardiamo con grandissima attenzione nel segno dell'inclusione e della partecipazione. Ma andando poi nel merito di che cosa abbiamo fatto quest'anno, possiamo dire con siamo felici di poter dire che siamo riusciti, nonostante le chiusure imposte dalle restrizioni, a offrire una tipologia di attività e anche una quantità di eventi che a un certo punto non eravamo sicuri che saremmo riusciti a mettere in piedi. Abbiamo realizzato una stagione di opera che ricorderete si è inaugurata al Teatro Regio con la Turandotta, la presenza del Capo dello Stato, poi c'è stato questo lungo periodo di chiusura della sala ma in cui abbiamo continuato a fare attività in streaming e poi abbiamo ripreso con una estiva che è stata inaugurata proprio a 15 giorni dall'autorizzazione a riaprire in uno spazio tra l'altro che non avevamo mai occupato, che era il Parco dell'Auditorium Paganini. È stato un segnale di rinascita, un modo per richiamare il nostro pubblico, per ristabilire un contatto in vista poi del Festival Verdi, edizione che si è svolta
in un luogo ancora diverso, perché abbiamo immaginato una versione assolutamente straordinaria con un calendario anticipato di 2 settimane e abbiamo distillato delle proposte in forma di concerto anziché in forma scenica, una delle quali, mi piace dirlo in questa sede, ha guadagnato, ci è stato comunicato se non sbaglio 2 settimane fa, il premio Abbiati della critica musicale italiana, mi riferisco alla versione francese del Macbeth. Quindi questo è ulteriore dimostrazione di come abbiamo dovuto subire delle restrizioni, come tutti i teatri, fisiche, di procedure, eccetera, ma non abbiamo voluto rinunciare alla qualità, che infatti anche in questa edizione 2020 ha avuto un riconoscimento davvero importante, il secondo in 4 anni. Ricordo che anche nel 2017 c'era stato assegnato un Abbiati per lo Stiffelio al Teatro Farnese. Poi abbiamo potenziato la rassegna di Verdi Off, è stata una rassegna importante, ricca di eventi, inclusiva, partecipativa, molto molto apprezzata dalle comunità cittadine. Abbiamo inaugurato 64 nuovi luoghi di spettacolo. Questo perché ci è stato chiaro in questa occasione, ancora di più che negli anni precedenti, quanto fosse importante raggiungere luoghi e pubblici che altrimenti sarebbero rimasti esclusi. E abbiamo avuto anche qui una risposta davvero straordinaria. Le difficoltà sono state molte di più degli altri anni, non abbiamo potuto organizzare grandi eventi, non abbiamo dovuto rinunciare alla Verdi Street Parade che ricorderete aveva raccolto migliaia di persone in un percorso in cui si mescolavano pubblico e artisti. Speriamo di poter recuperare al più presto anche quella tipologia di eventi, ma abbiamo trovato il modo di realizzare eventi pulviscolari in tantissime zone della città, portando a domicilio la musica. Mi piace citare l'esperienza più innovativa, che è stato il Caravan Verdiano, quindi un allestimento di Traviata che è stata collocata in un container e che con una motrice veniva spostata e portata in varie piazze anche dei comuni anche fuori Parma. Siamo andati a Busseto perché non abbiamo potuto realizzare un titolo d'opera come gli altri anni, quindi abbiamo veramente cercato di reagire anche con un sguardo innovativo sulle modalità di programmazione e di progettazione artistica. Abbiamo realizzato Reggio Young che aveva fatto pochissimo, si era appena affacciato, poi lo abbiamo trasferito sul web, abbiamo chiamato a raccolta i più piccoli e le loro famiglie per fruire di tutto quello che siamo riusciti a mettere in campo da remoto. E anche qui abbiamo avuto una risposta veramente molto 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 significativa e oltretutto tante testimonianze di affetto per questa determinazione che abbiamo dimostrato nel non lasciare solo neanche il pubblico più giovane. E poi per quanto riguarda la formazione, che dicevo è diventato un asset importantissimo, abbiamo realizzato comunque, concluso da poco anche l'edizione 2020 dell'Accademia Verdiana. A novembre abbiamo inaugurato un corso di alta sartoria, abbiamo inaugurato e poi dovuto sospendere il corso di scrittura creativa, scrivere d'opera, che si propone di far entrare una comunità di giovanissimi in quella fascia d'età che è veramente molto difficile da agganciare e da incuriosire per quanto riguarda l'opera. Parlo della facoltà dei liceali 14-18 anni che simulano un percorso formativo per diventare critici musicali. Naturalmente lo scopo non è quello di formare centinaia di critici musicali condannandoli a sicura disoccupazione, ma è quella di farli entrare nel meccanismo produttivo, di raccontare loro l'opera a 360 gradi per provare a instillare quel germe della curiosità che ci auguriamo li trasformi in spettatori consapevoli e giovani, un pubblico giovane al quale naturalmente guardiamo con grandissima attenzione. E poi abbiamo proseguito un
lavoro di formazione e aggiornamento del personale interno e abbiamo continuato compatibilmente con gli stop and go che venivano via via che venivano imposti per ragioni di sanitarie, formazione che noi vendiamo alle aziende e che speriamo di poter ricominciare a partire dall'autunno, perché era veramente anche una tipologia di attività che aveva manifestato già da quando abbiamo iniziato a proporlo grandissime potenzialità. E poi il concorso internazionale di Voci Verdiane di Busseto, che purtroppo è stato cancellato nel 2020, perché diciamo che ha senso organizzare il concorso, avremmo potuto rimandarlo all'autunno, ma abbiamo deciso di non realizzarlo, di fare saltare l'edizione 2020, prima di tutto perché i giovani cantanti che partecipano al concorso in tante occasioni hanno poi preso parte alla produzione che si svolge al Teatro Verdi di Busseto, e poi perché per avere la possibilità di selezionare davvero le migliori voci a livello internazionale bisognava che i ragazzi fossero messi in condizione di viaggiare, quindi di raggiungere Busseto da tanti paesi, e come sapete le limitazioni ai viaggi internazionali sono state pesantissime. Abbiamo messo insieme un progetto al quale abbiamo dato il nome di Reggio Insieme, che è altro non è che una modalità per affiancare all'attività istituzionale sempre un canale parallelo di attività dedicate agli spettatori sensibili. E questo è frutto di tante piccole sperimentazioni che abbiamo realizzato negli anni e che ora erano arrivate a un punto di maturazione che ci ha permesso di metterle insieme, di strutturare questo mosaico da offrire a queste comunità più fragili. E poi le altre attività, le visite guidate che abbiamo, un servizio che abbiamo strutturato e che negli ultimi anni aveva avuto una crescita che somigliava più a un'impennata, e anche qui abbiamo fiducia che superata la criticità di questi mesi potrà essere davvero una tipologia di attività che darà delle soddisfazioni da diversi punti di vista. Abbiamo implementato l'attività dell'editoria lanciando una nuova collana per i più piccoli che dal titolo I miti dell'opera. Abbiamo già pubblicato 4 volumi e il quinto è in uscita e li stiamo presentando in tutte le scuole, li vendiamo al bookshop e hanno una... sono di grandissima qualità e si propongono anche lì di sensibilizzare e incuriosire i più piccoli su tutto ciò che riguarda l'opera, i compositori, gli interpreti, i grandi direttori. Parma tra l'altro ha delle figure mitiche che ci piace pensare possano diventare familiari anche per i più piccoli. E poi abbiamo inaugurato un'attività di produzione di merchandising che a partire da lo scorso Natale abbiamo messo sul mercato, sia per come dire, garantire in quest'anno così difficile i livelli occupazionali anche a tanti stagionali che in mancanza di attività di produzione d'opera avrebbero rischiato di pagare un prezzo pesantissimo in termini occupazionali, e sia perché tramite questa qualità, questa sapienza di artigianato artistico crediamo che si possa promuovere quel saper fare che è un elemento fondamentale dell'identità del Teatro Regio. E abbiamo continuato a sviluppare l'attività di coproduzione e vendita, nonché di noleggio degli allestimenti. Ci ho detto, tutto quello che abbiamo realizzato lo abbiamo fatto tenendo presente sempre il concetto di base che ci guida, cioè quello di volere e dover rendere conto alle nostre comunità di riferimento. E questa slide che stiamo condividendo in questo momento dimostra quante siano e di quale importanza queste attività rivestano per il Teatro Regio. Si passa
naturalmente dalle istituzioni che sostengono alle masse artistiche, agli artisti, alle istituzioni con le quali collaboriamo, che sono veri e propri partner, ai lavoratori del Teatro Regio Perno, attorno al quale sviluppiamo tutta la nostra attività, alla stampa nazionale e internazionale che riverbera tutte le attività che facciamo e che fa un'operazione di marketing territoriale di grandissima importanza, agli allievi, agli stagisti, per non dimenticare gli sponsor e i partner e i sostenitori del Teatro Regio, una comunità locale che con un significato simbolico per noi molto importante si è generata proprio nel a partire dall'estate del 2020 e che affianca la comunità degli International Friends of Festival Verdi, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, che è una comunità di appassionati d'opera che si è riunita in un'associazione che ha ottenuto un riconoscimento che consente ai sostenitori del teatro di godere di defiscalizzazione sul territorio americano e che anno dopo anno, ormai da oltre 3 anni, non fanno mancare il proprio sostegno al festival. E mi piace dire che in un anno così assurdo come quello che abbiamo vissuto, in un anno in cui questi appassionati americani non hanno potuto viaggiare, quindi non hanno neanche potuto godere di quella esperienza che a cadenza annuale condividevamo con loro, non solo hanno confermato il contributo, ma hanno incrementato il sostegno. E poi altre comunità, la comunità dei social, come sapete il teatro lavora molto anche su questo aspetto e abbiamo una comunità che ci segue con costanza, con entusiasmo e che ci ha seguito anche nelle attività da remoto che abbiamo promosso anche tramite i social e che quindi hanno trovato pubblici in continenti molto lontani che si collegavano anche a ore improponibili per a stare insieme a noi e assistere a spettacoli da remoto. E poi le associazioni, i fornitori, veramente devo dire che avere la forza che deriva da una relazione costante e strutturata con tutti questi con tutte queste comunità è importantissimo per il teatro e ci consente di legittimare l'azione che con tanta determinazione cerchiamo di strutturare a favore del territorio. Andando ai numeri, il valore della produzione. Qui in questa slide dimostriamo quanto la produzione sia cresciuta dal 2015 al 2019, anche questi sono numeri che abbiamo avuto occasione di condividere, e sul quindi un quinquennio di crescita e poi naturalmente una contrazione per il 2020. Una contrazione che però non è stata così drammatica come avrebbe potuto diventare. Abbiamo ricavato alcuni dati sintetici. Rispetto al 2019 abbiamo avuto uno scostamento del 12% su vendite e prestazioni, del 76% naturalmente dalla vendita dei biglietti, solo un 17% da contributi pubblici e da privati. Qui voglio fare un piccolo approfondimento. Per quanto riguarda i contributi da sponsor, abbiamo avuto una sostanziale tenuta con una contrazione davvero minima, quella che abbiamo rappresentato qui, circa del 17%. I contributi pubblici sono rimasti invariati, ma per una modifica, diciamo, alla modalità standard di rendicontazione, il Ministero ha accorpato di fatto l'anno 20 e l'anno 21 e d'accordo con altri teatri della nostra stessa categoria, la parte di contributo del 20 relativa ad attività che poi sono state spostate sul 21 ha seguito le attività. Quindi tutto questo ci ha consentito di tenere
di tenere in, la, diciamo la, la fondazione, il bilancio della fondazione completamente al riparo da qualsiasi tipo di deficit. E, tra l'altro mi piace segnalare un'altra cosa: nella voce altri ricavi e proventi sono confluiti 126.481 euro di biglietti che era, avevamo venduto, come sapete le vendite noi le facciamo con grande anticipo, e per le quali gli spettatori hanno deciso di non richiedere il rimborso né il voucher per usufruire di altre rappresentazioni. Quindi questo ci sembra che, al di là del, del risultato economico, sia un segno importantissimo del, anche della solidarietà che il teatro ha, di cui il teatro ha usufruito. E, finisco con va bene, c'erano altri, altri dati percentuali, ma insomma lo scostamento naturalmente di fornitori di beni e servizi si è attestato sul 40,38%, l'occasione di noleggio necessariamente abbiamo dovuto rinunciare a moltissimo, quindi meno 53%, e il resto sono percentuali più, più contenute, con un risultato di esercizio che, come dicevo, è in pareggio, mi sembra un risultato importante. Nella slide successiva invece possiamo, abbiamo dato una rappresentazione grafica e come vedrete quella prevalenza, sia pure di un punto, che vedeva le risorse private e quelle che avevamo generato, le risorse proprie, insomma, da, da attività varie, prevalere, dicevo, di un punto nel 19, le risorse pubbliche erano il 49%, quelle altre, le proprie, le private, erano il 51%. Ecco, la contrazione ha fatto sì che l'asse si spostasse non di moltissimo, ma sul 53% di risorse pubbliche, perché naturalmente abbiamo contabilizzato soprattutto la mancanza degli incassi da biglietteria, che negli altri anni sia per la stagione, ma soprattutto per il Festival Verdi, costituivano una voce davvero significativa del, del bilancio delle nostre entrate. E poi andiamo all'attività di fundraising. Anche qui c'è una slide che, sulla quale ha senso soffermarsi un momento, perché, come dicevo, la fiducia degli sponsor è stata sostanzialmente riconfermata, e così come il sostegno delle istituzioni cittadine e di quella regionale e nazionale. Però dal punto di vista proprio delle entrate da privati, come vedete il grafico racconta e specifica anche in che misura si sia trattato di liberalità, in che misura si sia trattato di sponsorizzazione e di liberalità da fondazioni bancarie, che ci sembrava opportuno rilevare con un segnale dedicato. Il dato è veramente interessante, che in questi anni lo strumento Art Bonus è stato, che noi abbiamo prodotto, che noi abbiamo promosso con determinazione, credendoci moltissimo, è stato importante e ci ha permesso di raggiungere dei risultati di raccolta di risorse da privati che sono davvero paragonabili ad alcuni grandissimi teatri che hanno bilanci ben più consistenti del nostro, e ci ha, come dire, permesso poi di investire non solo nell'attività della stagione invernale, ma anche nel festival, che naturalmente ha una proiezione che lo rende più attrattivo, no, nei confronti degli sponsor, con insomma una consistenza di raccolta davvero importante. E volevo soffermarmi un momento sul dato del 2020, perché nel 2020 il 98% della raccolta da privati è avvenuta per il tramite di Art Bonus, quindi davvero un dato importante. E poi
ancora due schemi che raccontano come si è posizionato il Teatro Regio rispetto ad altri teatri in Italia. I dati che voi vedete raccolti qui nello specchietto che si riferisce agli altri teatri sono stati rilevati da Agis. Quindi nel 2020 c'è stato in Italia una contrazione del numero di eventi pari al 71% e nel nostro caso la contrazione è stata sensibilmente inferiore del 52%, quindi noi siamo riusciti a recuperare tutto il possibile dell'attività inizialmente prevista. Il calo delle presenze medie rilevate da Agis in Italia è stato del 77%, mentre nel nostro caso è stato del 66%. Gli incassi sono diminuiti mediamente dell'82%, nel nostro caso del 76%. Questo ci racconta un teatro che comunque ha reagito e ha cercato di precipitare rovinosamente, ma di attutire la caduta provocata dalla pandemia. Il tutto, ripeto, lasciando in sicurezza il bilancio, perché il 2020, come dicevamo, si chiude con un sostanziale pareggio, nonostante tutte le attività che siamo riusciti a realizzare. Come sono state impiegate queste risorse? Sono state impiegate nella stagione lirica, perché abbiamo fatto non solo il primo titolo, ma eravamo quasi pronti con il secondo titolo che avrebbe dovuto andare in scena pochi giorni dopo l'inizio del primo lockdown, Pelleas e Melisande, che poi è stato riproposto poche settimane fa con una trasmissione su Rai 5. Quindi la stagione lirica ha assorbito un po' meno risorse del 2019, ma comunque tiene conto anche della produzione dell'estiva fatto al Parco dell'Auditorium Paganini. Il Festival Verdi invece ha assorbito molte meno risorse, perché sono mancati gli allestimenti in forma scenica e soprattutto gli spazi, cioè tutte le attività sono state fatte in un unico spazio, salvo l'ultima parte della programmazione che ci ha visto precipitosamente ritornare in sala con delle dotazioni straordinarie di sicurezza, perché le condizioni meteorologiche ci hanno fatto temere che avremmo dovuto cancellare quasi la metà del festival. La stagione concertistica invece ha avuto paradossalmente un investimento anche superiore, perché abbiamo recuperato su quel fronte una parte di quello che avevamo perso sul fronte degli allestimenti. La stagione di danza invece è stata praticamente ridotta al 20%, forse anche meno di quanto programmato inizialmente, così come la stagione per i più piccoli e gli altri eventi. I costi generali e di struttura sono naturalmente in questo contesto sono cresciuti. Gli spettacoli, la stagione lirica quindi si è chiusa con lo stesso numero di eventi, il Festival Verdi poco meno della metà, la stagione concertistica 2/4 e poi le altre poche manifestazioni che siamo riusciti a realizzare, e alla fine voi vedete che il totale è di poco inferiore al 50%. Così abbiamo, nella realizzazione di questo programma, noi abbiamo investito le risorse con le specifiche che sono indicate nella slide, quindi 3.014.000 euro per il costo del personale, 1.205.000 euro per le spese generali, costi di consulenza istituzionale, legale e fiscale per 213.000, promozione istituzionale per 129.000 e imposte, ammortamenti e valutazioni per 668. Quindi un'ultima annotazione: dal 2013 costantemente la Fondazione Teatro Regio registra un saldo netto verso banche che è positivo. Questo perché abbiamo davvero cercato di non perdere mai il
l'obiettivo di una oculata ed attenta gestione finanziaria. Quindi abbiamo abbattuto i costi per gli interessi passivi, abbiamo diminuito i debiti verso i fornitori. Questo è proprio un approccio che ci ha permesso di ottenere dei risultati così importanti anche da questo punto di vista. Concludo con una notazione: tra i costi della stagione lirica, oltre l'inaugurazione con Turandot, sono stati ricompresi i costi sostenuti per la produzione di scene e costumi di Pelléas e Mélisande, lo stesso che dicevo prima è stato messo in scena alla fine di marzo, nonché la realizzazione delle scene e dei costumi per il secondo spettacolo che avrebbe dovuto diciamo chiudere il progetto speciale che il teatro aveva realizzato per Parma Capitale Italiano della Cultura, oltre che i costi per la produzione dei 12 recite di Rigoletto realizzato al Parco della Musica. E per questa ragione i costi si avvicinano a quelli sostenuti nell'anno precedente. Ecco perché diciamo c'è questa coincidenza sostanziale tra i costi della stagione lirica del 19 e quelli del 20. Concludo dicendo che abbiamo veramente in questi anni corso, galoppato per far crescere l'attività del teatro, l'attività in maniera molto specifica il rilancio del Festival Verdi, ed eravamo arrivati davvero a un punto che forse se ce lo fossimo posto come obiettivo ci sarebbe sembrato a noi stessi troppo ambizioso. Diciamo che adesso si tratterà di recuperare quei livelli produttivi, quei livelli di visibilità, quei livelli di partecipazione, di restituzione anche in termini economici al territorio del 2019. E anche se avevamo sperato che questo 21 ci permettesse di ricominciare un po' prima a riattivare quella consueta produttività, e invece quest'anno per metà, bisogna dire, è quasi andato, però vogliamo credere che il 22 sia l'anno in cui noi veramente riusciamo a recuperare in massima percentuale possibile i livelli produttivi, artistici e di esposizione mediatica internazionale che il teatro aveva raggiunto nel 2019. A quel punto naturalmente si tratterà di capire cosa si chiede al teatro e se si condivide con noi l'idea che quello che abbiamo fatto fino al 2019 è secondo me un percorso importante che ha riverberato risultati davvero significativi, ma non è possibile pensare a un futuro del teatro e del festival che si ponga come obiettivo quello del mantenimento, perché se quello fosse l'obiettivo sarebbe inevitabile, una volta riconquistati i livelli del 2019, poi tornare un po' indietro. Quindi sarà poi necessario, quando tutto questo tsunami che ci ha travolti sarà superato, chiedersi che cosa ci si aspetta dal teatro e dal festival ancora per il futuro, e poi conseguentemente stabilire una strategia comune. Grazie a tutti, sono a disposizione per domande. Grazie dottoressa Cameo per un'esauriente illustrazione. Apriamo la fase del dibattito delle domande. Prego, i consiglieri, potete prenotarvi. Consigliere Pezzuto, prego. Grazie alla dottoressa per l'esposizione molto, molto completa. Io faccio due o tre domande secche sul bilancio, un po' anche per la mia formazione. Chiedevo questo, vedo che c'è ancora un fondo imprevisti. Chiedevo quel fondo imprevisti, che se non sbaglio c'era già anche l'anno scorso e c'era stato in passato, da 500 e passa 1000 euro. Mi domandavo se fosse, come dire, oggi a copertura di una particolare situazione o fosse un generico fondo, come dire, imprevisti, uno.
Due, se ci spiegava meglio, se ci faceva un accenno sull'aspetto della, non del contenzioso, ma del fondo invece sul, con i dipendenti su quell'accantonamento dei 680.000 euro. Per il quello lì, ecco. Siccome ho visto che in un fondo mi pareva di aver capito che sia qualcosa comunque di definitivo, però domandavo se poi è stato fosse una questione definitiva definita e via dicendo. L'altra era invece una domanda più andava sul suo finale, quando lei diceva adesso il 2020 è stato così, abbiamo tenuto, il 2021 è un anno, come dire, un po' di da vedere, comunque già un anno forse migliore del 2020, ma per certi versi non molto diverso, e poi facevo un accenno a quello che sarà dopo. Ecco, le chiedevo un po' di approfondire, quando lei dice bisognerà capire, forse ho colto una domanda, cosa faremo da grandi, però a che cosa pensa esattamente, anche come tipo di sviluppo, perché voglio dire, noi siamo abituati ad avere il Teatro Regio come una sorta di istituzione, mi perdoni la franchezza, statica, cioè qualche cosa che c'è da 200 e passa anni, quello è, onestamente, sentir dire che deve, non dico che deve cambiare, ma c'è un'evoluzione in atto, uno dice ma no, ma perché siete lì da 250 anni, cosa deve succedere? Però invece mi sembrava di cogliere dal suo discorso che c'è qualche cosa di diverso, probabilmente di nuovo o comunque di evolutivo che mi incuriosiva, ecco. Grazie. Bene. Allora, per quanto riguarda il fondo imprevisti, in realtà è un fondo che stiamo alimentando perché è ancora in essere un contenzioso con l'orchestra del Teatro Regio, il contenzioso che io ho trovato quando mi sono insediato e che nonostante i primi due gradi di giudizio siano stati a favore del teatro, vede l'orchestra ancora una volta fare ricorso in Cassazione, l'ultimo ricorso è del 29 di marzo, quindi fino a quando questo procedimento non sarà chiuso, la prudente e oculata gestione vuole che si alimenti questo fondo imprevisti che speriamo di poter sbloccare al più presto, non appena anche questo terzo grado di giudizio sarà esaurito, e vedremo con quali esiti. Noi siamo assolutamente fiduciosi che possa concludersi a favore del teatro, ma fino a quando non verrà messa la parola fine, riteniamo prudente avere un accantonamento per far fronte a un eventuale esito negativo. Per quanto riguarda il fondo dipendenti, in realtà prima che l'anno scorso si generasse questo enorme problema a seguito della pandemia, noi avevamo firmato avevamo rinnovato l'integrativo con i dipendenti del teatro che lo avevano fermo dal 2006 e avevamo immaginato una proiezione pluriennale dei costi di questo integrativo che abbiamo ritenuto anche qui nell'ottica di una gestione prudente e oculata di accantonare in modo da mettere in sicurezza anche il costo che il teatro sarà chiamato, l'aggravio di costo che il teatro sarà chiamato a sostenere nei prossimi anni. Per quanto riguarda il futuro, diciamo che no, non ci sono incertezze, il teatro ha 192 anni, li festeggerà il prossimo 16 di maggio con una serie di piccoli eventi aperti alla cittadinanza. È più che altro un auspicio perché in pochi anni il teatro ha dimostrato di poter sviluppare un potenziale pazzesco di cui poi si giova l'intera comunità cittadina, ripeto, in termini di indotto economico come illustriamo ogni anno alla fine del festival con un report dedicato, e anche in termini di promozione internazionale davvero molto significativa. E naturalmente, se guardiamo al nostro teatro, al Festival Verdi come evento più significativo, e lo paragoniamo ad altri eventi che hanno cambiato il volto di territori a livello nazionale e internazionale, pensiamo al Festival di Pesaro che oggi ha quasi 40 anni, ma se vogliamo guardare oltre i confini nazionali a grandissimi festival che spesso sono stati citati nonostante la differenza sostanziale, no? Pensiamo che il Festival di Salisburgo dispone di 20 volte le risorse di cui dispone il Festival Verdi, però è diventato un motore culturale
al servizio della comunità, ma anche un motore economico pazzesco. Quindi quello che io dicevo è che poi bisognerà capire semplicemente se recuperati quei livelli di produttività e di risultati del 2019 si deciderà di andare con una prospettiva di sviluppo, o se ci si accontenterà di restare dove siamo arrivati nel 2019, che per carità non è certo un risultato da poco, ma sarebbe bello e opportuno poter pensare, perché poi il teatro si comporta da impresa culturale, no? Adotta tutta una serie di sistemi che che scardinano un po' l'idea di un vecchio carrozzone che assorbe risorse restituendo poco. Noi siamo veramente molto consapevoli di quello che dobbiamo restituire. Bene, allora se questa è una visione del futuro possibile, ci sarà da capire se si vorrà ancora far crescere per esempio il festival, o se recuperato quello che eravamo riusciti, il livello che eravamo riusciti ad arrivare nel 2019, cosa che io auspico possa accadere già dall'anno prossimo, si deciderà di stare su un plateau, non so, per mutuare un termine al quale ci siamo purtroppo abituati in questi mesi. Era solo questo, solo un auspicio e non una non una prospettiva negativa. Grazie, dottoressa. Consigliere Pezzuto, è soddisfatto della risposta? Chiedo agli altri consiglieri se vogliono intervenire. Prego quindi di procedere con la prenotazione. Io non vedo altre richieste di intervento. Assessore, vuole aggiungere qualcosa in chiosa? Prego. È sempre senza audio, però. Oggi va così, scusate. Così. Ringrazio la dottoressa Meo e la dottoressa Parizzi. Come dire, non aggiungo altro. L'anno è stato sufficientemente difficile. E riuscire a chiudere in equilibrio, come dire, la dice, si commenta da solo il lavoro fatto, quindi grazie ancora. Grazie a voi. Peraltro consiglio a tutti di andarci a vedere il cosiddetto, alcuni lo chiamano consiglio quindi a Pezzuto, che visto che si dice deformazione professionale, di andarsi a vedere il social ROI del Teatro Regio, il documento del social ROI, della ricaduta sul territorio degli investimenti pubblici sul Regio e delle sponsorizzazioni sul Regio sul territorio, che è interessante. Volentieri, grazie. Si può scaricare dal sito, ci sono tutte le, ogni anno dopo averlo presentato al pubblico lo carichiamo sul sito, quindi trova quello relativo al 2020 che ha un suo interesse proprio visto l'anno particolare, ma c'è anche quello degli anni precedenti. Grazie, grazie per la precisazione. Consigliere Pezzuto, ho visto che ha chiesto nuovamente la parola. No, ho visto che non interveniva nessuno. C'è una cosa che da consigliere comunale credo che a me tocchi chiedere, poi dopo ditemi voi quello che si può dire. Ovviamente immagino a cosa vi riferiate. In questi giorni è venuta fuori una notizia così di un'inchiesta su alcune persone relative alla questione del Teatro Regio. È ovvio che non vi chiedo qui di dire cose che non possiate dire rispetto a un'inchiesta, però comunque essendo questa l'unica o una delle poche occasioni in cui comunque abbiamo l'audizione rispetto agli organi del Teatro Regio, una domanda minima, anche perché ho visto che il sindaco un po' di cose le ha spiegate. Onestamente io non ho ben capito, però voglio dire, non aspettava lui ovviamente spiegarle alla stampa, però visto che comunque la notizia è uscita, se ci fosse la possibilità di avere qualche punto, ecco, sarebbe credo interessante. Grazie. Ma senta, quello che posso dire, perché poi ovviamente su altre questioni dovrò riferire nelle sedi opportune con il sindaco, è che alcune leggi che generano, da cui si generano poi i decreti e i regolamenti che distribuiscono il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, sono delle leggi oggettivamente datate. Per esempio la distribuzione del FUS attuale dipende dalla legge 800. Queste leggi
hanno dei parametri che sono dei parametri monolitici. Uno di questi è il numero di orchestrali da impiegare per le rappresentazioni dal vivo. Naturalmente questi parametri non tengono, cioè naturalmente no, perché dovrebbe essere così, ed è infatti argomento che viene dibattuto ormai costantemente da anni in tutte le sedi associative, la sede associativa di ATIT che raccoglie i teatri di tradizione, Italia Festival, tutte sedi che poi mettono sul tappeto le problematiche che si devono discutere con il Ministero e che sicuramente nel caso specifico verranno messe sul tavolo della discussione prima della pubblicazione del nuovo codice per lo spettacolo. Uno di questi parametri è appunto quello del numero degli orchestrali impiegati, ma il numero degli orchestrali impiegati, che viene indicato in un minimo di 45, pone problematiche pressanti quando si parla di mettere in scena opere in teatri che sono dei veri e propri gioielli, e nel nostro caso mi riferisco al Teatro Verdi di Busseto, ma che hanno una capienza e una buca che è molto consistentemente più piccola di un teatro medio come il Teatro Regio, per esempio. Noi abbiamo una sala da 1150 spettatori, laddove Busseto ha un'agibilità, come dire, teorica, che è tra i 250 e i 280, praticamente più di 230-240 spettatori non si possono mettere. E la buca è proporzionale alla sala. Quindi per noi rispettare il parametro dei 45 orchestrali a Busseto vuol dire intanto sfidare i limiti della fisica e riuscire a infilare 45 orchestrali, cosa che si può fare magari usando qualche palco di Barcaccia, eccetera, e poi produrre una quantità di suono che di fatto copre la dimensione sonora che si genera sul palcoscenico con le voci. Quindi generando un danno alla qualità dello spettacolo. Questa questione non è solo nostra del Teatro Verdi di Busseto, ce ne sono tanti, sono dei gioielli di architettura. Ma programmare lì dentro è difficile, quindi questo è il problema che noi abbiamo affrontato, ma lo abbiamo affrontato con un comportamento impeccabile, perché noi abbiamo impiegato i 45 orchestrali che ci è stato richiesto dal Ministero. Questo è, abbiamo tutte le carte che dimostrano questo. Ora più di questo non posso dire, ma diciamo che la criticità che ci troviamo ad affrontare noi, come tutti quelli che programmano opera in spazi che hanno una dimensione oggettivamente molto 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 più contenuta rispetto ad altri, è una dimensione di difficoltà, ecco, questo è. E non potendo intervenire sull'architettura, bisogna trovare il modo di fare spettacolo e di fare attività artistica all'altezza delle aspettative. Grazie, dottoressa, mi pare che insomma, il concetto sia passato. Ha chiesto la parola la consigliera Iacopozzi, prego. Io approfitto, buonasera dottoressa, della presenza della dottoressa, per fare una domanda relativa al futuro. Lei parlava di una prospettiva e rispetto ai giovani ma in una fascia abbastanza giovane, superiori, università. Io so che già fate alternanza scuola-lavoro, appunto la scrittura creativa, ho seguito i miei ragazzi, so che hanno partecipato, secondo me sono esperienze bellissime. Cos'altro avete? Perché secondo me è una prospettiva assolutamente tutta da, forse ancora da scoprire, quella del rapporto con i giovani, rispetto anche alle imprese del turismo. So che ci sono tante scuole che lavorano sull'impresa turistica e dell'arte, no? Quindi da una parte la scrittura, da una parte l'impresa, perché il teatro ha tantissime sfaccettature. Avete dei progetti già per l'anno prossimo, o ci state lavorando e con chi? Ma guardi, noi lavoriamo costantemente e soprattutto anche proprio
con una collaborazione stretta con il Comune di Parma, perché naturalmente tutto il tessuto, per esempio associativo, ha delle relazioni strutturate con delle comunità alle quali noi ci approcciamo, cercando di non partire tutte le volte da zero, ma poi abbiamo anche un rapporto strutturato importantissimo con le scuole, con le quali dialoghiamo costantemente per proporre i nostri progetti, per generare appunto una forma di programmazione parallela che consenta di adottare dei linguaggi più stimolanti nei confronti dei ragazzi. E abbiamo visto che, per esempio, quando abbiamo dialogato con queste comunità e poi abbiamo aperto le ante generali agli under 25, agli under 30, i posti sono andati a ruba, si sono esauriti immediatamente. Guardi che non è soltanto un fatto di prezzo calmierato del biglietto, in quel caso costavano 5 euro come deve essere. Talvolta i ragazzi non vanno neanche gratis a vedere, ad assistere a determinate forme d'arte. Quindi il fatto che ci avessimo costruito questo dialogo negli anni, li avessimo sollecitati, stimolati, invitati, fatti partecipare a dibattiti, incontri col pubblico, eccetera, ha prodotto poi quel bellissimo risultato di avere la sala per una recita piena di ragazzi. Per noi, e ricordo anche quanto mi abbia fatto piacere, anzi mi abbia fatto un po' venire i brividi, l'ultima una delle ultime prove alle quali hanno partecipato questi ragazzi era quella a Nabucco, che poi è stato contestatissimo alla prima dagli spettatori, diciamo da una parte degli spettatori del teatro. Ebbene, i ragazzi lo hanno accolto senza pregiudizi, senza come dire, senza forse anche esperienza storica. Loro non volevano vedere il Nabucco che si aspettavano, loro sono venute ad assistere a un Nabucco che evidentemente aveva un linguaggio che si avvicinava alla loro ecco, avevo finito la batteria di un auricolare, e quindi la fine dello spettacolo è stata accolta da applausi così scroscianti, così veri, così sinceri, che per noi è stato davvero un momento, non mi vergogno a dire, commovente. Grazie, molto bella. Sì. Grazie. Bello. Consiglio Pezzuto, visto che si è prenotato nuovamente. No. Una cosa. Sì, ho compreso. Qualcun altro vuole intervenire? Presidente Lavagetto, prego. Sì, buonasera a tutti. Io domando scusa, ovviamente non voglio entrare nel merito delle cose che ho letto sui giornali, che la dottoressa ha già commentato e ha già commentato anche il sindaco riguardo, però il meccanismo che è stato descritto non è molto chiaro, e visto che siamo nella commissione controllo chiederei alla dottoressa se ci può spiegare come avvengono, diciamo, come avviene la vicenda giuridica su cui poi si è innestata la questione, cioè e dei professori, intendo, dei orchestrali, che ricevono evidentemente un rimborso, e qual è il limite dei posti e come funziona il finanziamento, ecco, il meccanismo finanziario della questione. Chiedo scusa se lo chiedo, ma credo che sia di interesse, data la contemporanea pubblicità della vicenda, ecco. Dunque, il Teatro Regio è un teatro di tradizione, come questo riceve i fondi del Ministero del FUS, del Fondo Unico dello Spettacolo. Per ricevere questi fondi deve fare un'attività minima che è pari a 8 recite su 3 titoli. Questo dà accesso al contributo. Poi c'è un complesso e articolato meccanismo di parametri qualitativi, quantitativi, che diciamo generano un calcolo del contributo.
tutto. E il Teatro Regio è il primo, dopo il Teatro di Bellini di Catania, che è un teatro di tradizione ma un po' sui generis, perché ha le masse stabili, quindi sta nella categoria di teatro di tradizione, ma è come se fosse una fondazione lirico-sinfonica, perché ha orchestra e coro stabili. Dopo il Teatro Stabile di Catania, noi siamo il primo teatro per quantificazione di contributo. Questo perché ci viene riconosciuta una qualità della programmazione e anche una quantità che è molto superiore ai minimi, nel senso che a seconda degli anni oscilla, ora Daniela mi potrà correggere, tra i 48, i 50, i 55 borderò, che sono i documenti che attestano le alzate di sipario. E negli anni che sono stati analizzati e poi vengono contestati, anche lì noi avevamo fatto moltissima attività oltre i minimi. Quindi avevamo inserito anche l'attività su Busseto, ma che costituiva molto, cioè che andava a arricchire ben oltre il minimo l'attività che noi avremmo dovuto realizzare per stare nei minimi che sono stati citati nell'atto. A Busseto, questo le faccio anche un altro esempio, questo parametro degli orchestrali che viene contestato è un parametro, per esempio, che al Teatro Regio non solo viene rispettato, ma non è sufficiente, perché la conformazione fisica del Teatro Regio renderebbe un'orchestra di 45 elementi non sufficiente. Poi questo cambia anche a seconda del repertorio, un conto è fare Mozart, un conto è fare Wagner, ma insomma adesso non ci addentriamo troppo. Però per dire che è un parametro di riferimento, ma che spesso il Teatro Regio deve poter superare per produrre, intanto perché lo richiedono le partiture, e poi per produrre un volume sonoro adeguato a far sentire l'orchestra, insomma, per dire. Quindi è un parametro di riferimento minimo da osservare, ma che spesso viene superato dall'effettivo impiego di musicisti. Nel caso di Busseto invece questo parametro risulta ridondante, e ripeto, non solo perché la dimensione fisica della buca è di gran lunga inferiore a quella di un teatro come il Teatro Regio, visto che parliamo di casa nostra, ma anche perché un'orchestra di 45 elementi produce un volume sonoro esagerato per consentire anche l'ascolto di quello che accade in palcoscenico, delle voci. Ciò nonostante, il teatro ha impiegato i 45 elementi richiesti dal Ministero. Questo è quello che le posso dire, poi di più ripeto. Spero di aver dato un po' un'idea. È una questione che sta a metà tra il tecnico amministrativo e l'artistico, ed è facendo noi questo, noi facciamo opera e non produciamo vasi di ceramica, noi facciamo opera e facciamo del nostro meglio per rispettare le regole e realizzare degli spettacoli con un livello qualitativo adeguato alla tipologia di teatro e al valore del teatro che abbiamo. Grazie dottoressa. Presidente, soddisfatto? No, anzi, ovviamente non era una richiesta relativa alle questioni, non poteva che essere un inquadramento generale. Mi fermo qua, grazie. Grazie. Chiedo ai consiglieri se qualcun altro vuole intervenire. Io non vedo altre richieste di intervento. Quindi concludiamo questa parte con l'auspicio che veramente si vada nella direzione auspicata dalla dottoressa Meo di una ripresa delle attività del teatro come e più del 19, e con una progettualità che ci porti effettivamente, speriamo, nel futuro vicino alle manifestazioni che vengono dedicate a Mozart. Come diceva lei, beati loro, hanno un giro d'affari e dei volumi che sono chiaramente non paragonabili ai nostri.
Quindi con questo auspicio concludiamo questa analisi del bilancio e ringraziamo il dottor Sameo e la dottoressa Parizzi e passiamo al prossimo punto l'ordine del giorno. Bene. Grazie. Arrivederci a tutti. Buona serata. Arrivederci. Il prossimo punto dell'ordine del giorno è l'integrativo che tratta delle misure di straordinario sostegno per l'affitto abitativo. Quindi accogliamo nuovamente l'assessore Rossi. Mi pare che la mozione del protocollo generale 72.498 fosse sottoscritta dal consigliere Lavaggetto, adesso non l'ho sotto il testo. Chiedo chi la presenta. Sì, la presenterò io, ma molto brevemente, chiedo scusa. La mozione sostanzialmente prende l'esempio del comune di Bologna che a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020 ha registrato un eccezionale risultato di avanzo di 75 rotti milioni di euro, quindi la premessa è che ha una disponibilità economica importante e che ha fatto una serie di iniziative per andare incontro alle situazioni di difficoltà che si sono verificate durante l'anno 2020. Una di queste è una sorta di bando, assegnazione di contributo nei riguardi degli affittuari di immobili a uso abitativo, i quali abbiano come requisito c'era un ISEE inferiore ai 35.000 euro e un contratto di locazione abitativa semplice, quindi anche con diciamo criteri estremamente semplici per quanto riguarda l'accesso alla domanda. A quel bando è stato destinato la somma di 2,5 milioni di euro. Faccio solo l'esempio per dire che appunto altri lo hanno strutturato così, ma 2,5 milioni di euro che risulta adesso dalle notizie che ho guardato poc'anzi sul sito del comune stesso, hanno riscontrato 980 domande. C'era poi una regolamentazione particolare per coloro i quali hanno già affitti nelle case popolari oppure situazioni di morosità incolpevole che comunque vengono contemplate anche nell'ambito della situazione stessa. Quindi siccome sappiamo tutti che subentrerà lo sblocco degli sfratti, che mi sembra sia previsto per giugno, considerando anche la difficoltà che la situazione probabilmente potrebbe provocare nei confronti di alcune famiglie o persone che abitano in contesti di quel tipo, si è pensato di promuovere all'attenzione del Consiglio Comunale una discussione su questo tema che eventualmente si possa ragionare di una misura di questo tipo piuttosto che di una misura analoga che possa eventualmente giungere all'integrazione in modo tale da dare una mano. C'è nella mozione anche una richiesta di approfondimento della situazione che eventualmente lo sblocco degli affitti potesse causare, recare nell'ambito della nostra comunità, anche eventualmente con un dialogo con la prefettura che certamente non sarà mancato, non mancherà negli uffici attualmente, per cui fondamentalmente diciamo questa è l'impostazione della mozione. Grazie. Grazie consigliere Lavaggetto. Assessore Rossi vuole rispondere in qualche modo, vuole fare qualche considerazione? Prego. Provo a rispondere in qualche modo, consigliere Lariuzzi. Allora, intanto io ringrazio per aver messo al centro dell'attenzione, acceso un faro su questo argomento, che come ben sapete è quello che più mi dà da fare da ben 9 anni ed è quello su cui sto investendo, ho sempre investito tantissimo.
Detto questo, disponibile assolutamente a fare un ragionamento con voi, a valutare quali sono gli elementi, a leggere insieme i dati, però faccio un qualche osservazione rispetto alla mozione nello specifico. Allora, prima di tutto, voi fate un parallelo con Bologna. Bologna, che ovviamente noi sentiamo regolarmente, non dico tutte le settimane, ma quasi, perché siamo in relazione come gruppo dei comuni capoluogo sui temi dell'abitativo e con la regione stessa praticamente ogni settimana. Ecco, quindi so cosa sta facendo Bologna, ma bisogna tener conto che i territori poi sono molto diversi. Ogni territorio mette in pratica delle politiche su questo tema abitativo diverse, che dipendono dal contesto e dal quadro di riferimento. Ora, Bologna, ad esempio, sta facendo delle politiche sulla casa in stretta collaborazione con il gruppo dei proprietari, con i piccoli proprietari immobiliari, con enti e istituzioni del territorio, che in questi anni hanno messo a disposizione tantissime risorse. E quindi, come dire, Bologna gestisce insieme a queste collaborazioni anche tutto il pacchetto dell'emergenza abitativa. Territorio di Parma ha delle caratteristiche molto diverse. Noi non abbiamo né collaborazioni con i piccoli proprietari, non abbiamo alloggi che arrivano al mercato privato. L'Agenzia per la Locazione, vi ricordo che in 6 anni ha stretto 6-8 contratti, 8 contratti d'affitto, quindi questo è il numero, come dire, degli alloggi privati che sono arrivati in disponibilità poi tra virgolette, perché noi li assegniamo a nuclei che hanno un reddito, mica a quelli in emergenza abitativa. Quindi la collaborazione, come dire, le risorse che arrivano dall'esterno complessivamente sono praticamente zero. Quindi il Comune di Parma si deve gestire tutta l'emergenza abitativa, dai dormitori agli alloggi, agli sfratti, totalmente. Quindi io ho bisogno di investire risorse importanti su questa parte delle politiche abitative, su quella che è l'emergenza. Quindi questo è il primo punto. Il consigliere Lavaggetto diceva: arriva il blocco degli sfratti. Benissimo, arriverà l'esecuzione degli sfratti. Tutti siamo preoccupati di questo, ma il fondo per l'affitto non aiuta queste situazioni. Cioè, io vorrei chiarire che il fondo per l'affitto va a favore appunto di chi ha un contratto di locazione che non è in sfratto e che quindi fa magari fatica a pagare, e quindi è in quella fascia grigia di persone che sono in difficoltà economiche ma che stanno pagando un contratto d'affitto e hanno una sorta anche di regolarità rispetto ai pagamenti, quindi non sono in procedura di sfratto, non sono in situazione di convalida di sfratto. E quello è il target del fondo affitto, quindi del sostegno all'affitto, mentre chi ha uno sfratto già convalidato, che peraltro è stato bloccato per un anno e mezzo, quando arriverà a settembre in fase di esecuzione, nessun proprietario sarà disponibile a rinunciare allo sfratto, anche a condizione di contributi importanti. Quindi quel tipo di contributi lì non possono neanche essere erogati a chi è in condizioni di sfratto. Perché non è che diamo i contributi al proprietario e poi ci troviamo il nucleo familiare strada, quindi i nuclei che andranno in sfratto sono un problema sicuramente, un problema di cui dobbiamo parlare, ma che non si risolve con i contributi per l'affitto. I contributi per l'affitto vanno a sostegno di quella fascia grigia di chi è in difficoltà ma che non è ancora in una situazione di sfratto. E questo è il primo punto, come dire, rispetto alla mozione che pongo in evidenza, perché è un dato di fatto. L'altro punto che stavamo discutendo anche con il dottor Squeri è che il bando affitto del 2021 è appena partito. Noi abbiamo raccolto le domande insieme alla regione, abbiamo fatto una prima elaborazione, sono arrivate 2.800 domande sul comune di Parma, ma la regione non ci ha ancora detto qual è lo stanziamento delle risorse, quindi prendersi un impegno adesso è sicuramente perlomeno inopportuno, prematuro, perché la regione potrebbe coprire con lo stanziamento tutti i bisogni, dubito fortemente.
potrebbero rimanere scoperte una piccola parte di domande, e in quel senso avrebbe assolutamente ragione, insomma, questa mozione a richiedere un impegno da parte del comune, ma su questo lo dico già, se dovesse rimanere scoperta una piccola parte della graduatoria, è certo che faremo in modo di avere un avanzo di bilancio, di farla scorrere quella graduatoria. Se invece mancano milioni di euro, il ragionamento è molto più complesso. Lo faremo insieme se volete, però non è un impegno che ci si può prendere oggi. Vi do il dato della graduatoria precedente, graduatoria che abbiamo gestito di fatto nel 2020, e rispetto alla quale abbiamo raccolto 1715 domande valide, 2000 domande, di cui 1715 valide, quindi che sono già molte meno rispetto a quelle di questa graduatoria di quest'anno, che vi ricordo è invece di 2800, è vero che sono ancora da fare tutti i controlli, quindi magari ci sono delle domande doppie, magari ci sono delle domande che dovranno essere eliminate, però insomma comunque sono tante, sono più dell'altra volta, e l'altra volta quelle 1715 domande per scorrere tutta la graduatoria avremmo avuto bisogno di 5.183.000 euro. Noi in questi anni abbiamo cercato di convogliare sullo scorrimento di quella graduatoria tutte le risorse possibili arrivate, quindi non vi sto a elencare le decine di delibere di fondi regionali che abbiamo postato sullo scorrimento di questa graduatoria, di fatto però siamo arrivati a 343 domande su 1715 per un investimento di 1.316.000 euro, quindi ne mancano ancora 3 milioni e mezzo per scorrere tutta la graduatoria. È vero che adesso scorreremo ancora un po' una parte di queste domande, di questa vecchia graduatoria, anche con i soldi che arriveranno nel 2021, perché questo l'abbiamo già deliberato, ma non saranno sufficienti né per chiudere quella graduatoria, e immagino che non saranno sufficienti le risorse neanche per la nuova graduatoria del 2021. Ora vi ho dato un po' di numeri per cercare di spiegare qual è il problema, cioè sono graduatorie e bisogni che vanno non nella direzione dell'emergenza abitativa, ma nel supportare e prevenire le situazioni di disagio abitativo. Sarebbero necessarie delle risorse enormi che comunque non avremmo a disposizione, insomma, se l'andamento è quello della graduatoria precedente. Quello che cambia è che questa volta la Regione sta costruendo un percorso con noi territori della Regione, e cambierà i criteri di ripartizione delle risorse, nel senso che non si andrà tanto sul pro capite, quindi sul numero di abitanti, ma si andrà sulla base dell'analisi dei fabbisogni rilevati. E per quello che ci hanno fatto analizzare le domande, raccogliere le domande prima di dirci quanti sono i soldi a disposizione. Quindi questo elemento ci fa anche ipotizzare che, essendo noi come Parma uno dei territori con la domanda più alta e anche in evasa l'altra volta, che questa volta ci arrivino più risorse, possano arrivare più risorse rispetto agli altri territori dell'Emilia Romagna. Però, come dire, è una valutazione che io in questo momento non mi sentirei di fare, nel senso che è un impegno che ha carte non scoperte, quindi senza sapere quali sono le risorse che ci sono, quali sono i fabbisogni che soddisfiamo, cosa rimane scoperto, e soprattutto, ripeto, senza sapere quante risorse ci serviranno per affrontare invece tutta la parte dell'emergenza abitativa vera e propria, che sta già scoppiando in questi giorni, ancora prima degli sfratti che arriveranno più avanti. Io credo che sia difficile adesso prendere degli impegni rispetto all'avanzo di bilancio. Ricordo anche, lo dicevamo anche stamattina con Ferretti, ricordo anche che tutto il mio settore, il dottor Squeri può confermare, sta costruendo, come dire, i capitoli del 2021 sulle previsioni fatte, senza sapere, senza avere certezza ancora dei fondi che arriveranno nel 2021. Quindi l'avanzo di bilancio del Comune di Parma dovrà essere allineato con tutti i bisogni complessivi del settore, richiederà
un'analisi insomma, dei prossimi mesi un pochino più approfondita. Aggiungo un'ultima cosa che appunto come dicevo prima se sarà necessario prendersi un impegno, investire delle risorse nella direzione del fondo affitto lo faremo a seguito delle valutazioni che vi ho detto prima. Tenete sempre presente che noi abbiamo investito e fermo dal 2016 il fondo dell'Agenzia per la locazione, sono 187.000 euro, non ne abbiamo ancora utilizzati praticamente. Che sono un fondo di garanzia per i proprietari che vogliono fare contratti di locazione con noi e quindi con lo sgravio IMU importante a 6 per 1000, con tutta una serie di supporti da parte degli uffici di Acer e con un fondo di garanzia importante che può essere appunto erogato in caso di morosità, in caso di danni all'alloggio e in caso di spese legali. Questo è un utile strumento di sostegno all'affitto per i proprietari che già abbiamo a disposizione, quindi investire altre risorse quando sono ferme lì, quelle dell'Agenzia per la locazione, è anche un pochino una contraddizione. Ecco, questo ve lo dico. Mi fermo per eventuali domande. Grazie, Assessore. Consigliere Lavagetto, ma no, brevemente. La vedo pronto ad intervenire, quindi a lei la parola. Ragazzi, no, brevissimamente, in realtà il testo della mozione effettivamente adesso per riletto poteva prestarsi anche alla lettura che ha dato l'assessore, in realtà era rivolto all'affitto abitativo sostanzialmente. Poi è vero che nel volere rappresentare la difficoltà della situazione si facendo anche allo sblocco degli sfratti, che oggettivamente è un altro paio di maniche, come stava dicendo l'assessore stesso. Quindi non era in contraddizione in realtà con quello che si dice. Comprendo le difficoltà e mi fa piacere dall'altro lato che sia un tema sentito dal comune, dall'assessorato. Prima o poi, insomma, in qualche modo bisognerà riuscire a affrontare però queste tematiche. Quindi la domanda che viene da fare rispetto alle spiegazioni più che plausibili che in qualche modo lei ha dato è: e quindi quando che cosa si fa per questa situazione? Perché al di là del fatto che poi c'è l'emergenza di quelli che vengono sfrattati, ma che quello oggettivamente è un problema anche serio, rispetto al quale sostanzialmente la mozione chiede quali sono le ricadute possibili dello sblocco. Ecco, quindi fondamentalmente se il comune ha un monitoraggio con la prefettura, se ha idea di quanti possono effettivamente essere gli esecutivi e quali siano le morosità che poi ricadranno attraverso le procedure giudiziarie. Dall'altro lato ci si chiede appunto se quali possano essere eventualmente le possibilità di azioni di mediazione, che quindi sostanzialmente è una forma di mozione che in realtà pone degli interrogativi. Diciamo che la risposta, se dovesse essere un'interrogazione, è una risposta parzialmente soddisfacente, nel senso che fa molto piacere sapere che c'è impegno, attività e anche interesse da parte del comune. Si vorrebbe capire come poi ci si salta fuori, ecco, rispetto a queste situazioni. I numeri che lei ha dato rispetto alla lista d'attesa sono dei numeri impressionanti. Se sono ancora questi, probabilmente sarebbe il caso di valutare quale, rispetto al monte di priorità che correttamente riportava prima, dobbiamo ritenere che sia il principale, perché oggettivamente mi sembra un tema piuttosto significativo anche quello proprio della gestione delle risorse rispetto a questo campo. Penso che siamo d'accordo. Grazie. Grazie, consigliere Vagetto. Ha chiesto la parola il consigliere Jacopozzi, prego. Sì, volevo sottolineare il punto della mozione in cui appunto si parla di individuare degli strumenti che eventualmente potessero da una parte porre in garanzia ai proprietari, ma nello stesso tempo coinvolgerli. E diceva l'assessore che a Parma non è stato mai possibile, a Bologna e in altre città è stato possibile, forse questo è un passaggio che come comune dobbiamo cercare di capire
come mai, cosa è successo, quali sono gli ostacoli che hanno impedito una collaborazione, perché ci sono comunque tante agenzie anche per private, oltre le categorie dei piccoli proprietari, quindi gli immobiliaristi che vendono, affittano appartamenti, con i quali forse potrebbero essere dei mediatori per comunicare ai proprietari qualche cosa che sta succedendo, anche perché la pandemia sta coinvolgendo tutti e chiaramente ci sono proprietari e proprietari, e forse con qualcuno si può ragionare meglio, perché magari può avere meno bisogno, che cosa offre il comune a questi proprietari effettivamente, qual è il beneficio che loro possono avere nel eventualmente ridurre gli affitti quando è necessario. Molti l'hanno fatto, per esempio nel commercio, tantissimi proprietari per il commercio hanno ridotto gli affitti, e forse anche qualcuno lo sta già facendo per i privati cittadini. Però secondo me è un tema anche questo molto, insomma, che andrebbe affrontato, ecco, proprio con una nuova metodologia, perché se fino adesso la metodologia vecchia non ha funzionato, forse bisogna trovare un nuovo metodo, offrendo anche sulla base o della fiscalità o di altra natura, la Tari, insomma, trovare dei metodi per collaborare con i proprietari. Grazie. Grazie, consigliere Popozzi. Ci sono altre richieste di intervento? Prego, avvocato Cavandoli, prego. Aspetta che... Eccomi qua. Salve. Ah no, rapidamente dicevo questo perché il collega l'aveva citato, insomma, ha citato una normativa del blocco sfratti. Il blocco sfratti scade il... Voi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Sì, un po' basso, però si sente. Aspetta, molto basso. Molto male, no. Adesso? Molto male. Adesso mi sentite? Peggio. Sempre un po' basso. Ok. Infatti è scaduto. Cioè scade per il 30 di giugno per gli sfratti ante 23 febbraio 2020, quindi prima della pandemia. Poi dopo si va in graduale esecuzione dal 1 ottobre, però di fatto è prorogato fino al 1 di gennaio 2022. Quindi insomma non è proprio così imminente, e soprattutto c'è la sollecitazione che io giro al comune anche di poter in qualche modo valutare un'esenzione, che stiamo cercando di portarla avanti a livello legislativo, ma anche una possibilità di un'esenzione, una riduzione, una premialità ai proprietari di immobili che si ritrovano di fatto senza, magari con uno sfratto esecutivo, ma senza poter utilizzare né ricollocare, insomma, riassegnare, riaffittare l'immobile. In effetti di fatto stanno facendo un lavoro di welfare, perché chi sta in un appartamento senza poter, peraltro non è solo per gli immobili abitativi, anche per quelli, per tutti gli altri, quelli non abitativi, chi abita in un immobile e non paga l'affitto, di solito non paga, se è un condominio, nemmeno le spese condominiali, tutto grava sulla proprietà. Quindi forse su questo ci sono, insomma, sul fondo delle morosità incolpevoli, ma io credo che il comune un ragionamento per questi proprietari dovrebbe forse aprirlo. Grazie. Ah no, l'ultima cosa. No, io chiedevo se c'è una... Posso? Sì, c'è, sì, una collaborazione, prego, che il comune ha, un confronto che il comune ha con l'associazione dei proprietari. Quindi penso mi viene in mente Confedilizia, ma ce ne sono anche altre, dei proprietari, c'è anche degli inquilini che stanno a Parma, perché comunque forse invece di passare solo a Cerse, ben capito, probabilmente l'offerta potrebbe essere, l'offerta, perlomeno la proposta di locazioni a canone concordato potrebbe passare proprio dalle associazioni della proprietà immobiliare. Grazie. Grazie, onorevole. Assessore, vuole precisare qualcosa riguardo a questo ultimo tema?
Sì, proprio telegrafica. Volevo solo precisare che abbiamo sempre avuto incontri con la proprietà, appunto, che è la Confedilizia, ma anche i piccoli proprietari, proprio si chiama così l'associazione, l'ASPI. E abbiamo, ma già dal 2012, anche tutti gli incontri con in prefettura sono sempre fatti alla loro presenza. Fino a prima della pandemia, i due referenti, che purtroppo mi dispiace, sono tutti e due scomparsi in questo ultimo anno, sia Del Chicca che Manghi, sono deceduti, e quindi adesso ci sono altri due referenti. Stiamo riprendendo gli incontri. Però insomma, fino a prima della pandemia vi posso dire che in tutti gli incontri fatti in prefettura, dove le istituzioni chiedevano appunto collaborazione, non solo il comune di Parma, non hanno avuto nessun esito. Diciamo che nel nostro territorio la risposta da parte della rappresentanza della proprietà è sempre stata che non interessava nessuna collaborazione con il comune, perché, come dire, il target potenziale d'utenza non era appetibile. Ecco, la dico così, ma perché su Parma evidentemente tutti i proprietari hanno la possibilità di trovare altri affittuari che danno probabilmente maggiore garanzia. Io non entro in un ambito di giudizio rispetto a questo, prendo atto del fatto che una collaborazione non c'è stata, mi auguro, la sto riproponendo, mi auguro possa appunto riprendere, proprio perché noi siamo molto consapevoli di questo, e quindi ripeto che ai proprietari in questo caso non proponiamo i nuclei in emergenza abitativa, quelli senza lavoro, quelli che vengono da uno sfratto, ma proponiamo proprio quella graduatoria di persone che lavorano, ma che magari non hanno un reddito così alto da poter sostenere un canone d'affitto, anche perché gli stranieri riescono ad avere dei contratti d'affitto a delle cifre esorbitanti, quindi improponibili per i loro redditi, e questo è un'altra peculiarità del territorio di Parma che sottolineo tutte le volte. Anche in questo caso non voglio esprimere giudizi, ma è un dato di fatto. È un dato di fatto che io ho nuclei familiari con redditi, stipendi mensili anche superiori ai 2.000 euro, che non trovano un contratto d'affitto in questa città. Questo è un assoluto dato di fatto. Dopodiché, rispetto ai proprietari che invece hanno delle case appunto bloccate per il blocco degli sfratti, ma anche questo dall'altro canto lo comprendo assolutamente. Io non ho mai detto in tutti questi anni di voler tenere fermi, bloccare gli sfratti. Credo che la loro parte l'abbiano fatta, che adesso gli sfratti vadano sbloccati e debbano rientrare nel possesso dei loro patrimoni. Infatti il target di proprietari che a noi interessa non è tanto quello del piccolo proprietario che ha un appartamento che magari gli fa rendita mensile per sopravvivere lui stesso, ci interessano i proprietari che hanno decine e decine di appartamenti nella città, e con quelli vorremmo fare degli accordi, non con i singoli proprietari che vanno solo supportati. Grazie. Grazie Assessore per queste condivisibili affermazioni e per l'analisi delle peculiarità di questo territorio, che credo che sia utile a tutti i consiglieri conoscere e ribadire tutte le volte che viene occasione. Qualcun altro vuole intervenire? Io non vedo altre richieste di intervento, quindi direi che prendiamo atto di questa mozione e passiamo alla proposta, alla mozione successiva. Presidente Lavaggetto, è già pronto per la mozione successiva? Sì, sono pronto, sono velocissime queste qui, perché le abbiamo già proposte l'anno scorso, nello stesso periodo, poi le abbiamo votate. Mi sembra verso settembre-ottobre dell'anno scorso. Di fatto si tratta della richiesta di un ulteriore intervento, che peraltro ho visto già quasi annunciato tra le righe dalla commissione di ieri e da alcune dichiarazioni che ha fatto anche il sindaco, per quanto riguarda gli esercizi commerciali che non hanno fatto attività durante il periodo della zona rossa.
per i quali chiediamo l'esenzione della Tari, non essendo stato prodotto alcun rifiuto relativamente ad attività chiuse. Poi anche chiediamo l'impegno per la COSAP, che abbiamo già visto essere appunto stato promesso dal sindaco stesso, quindi. E poi chiediamo anche l'esenzione dei canoni di locazione per quanto riguarda le associazioni e gli enti del terzo settore che sono ospiti, che sono in conduttori di o concessionari presso Parma Infrastrutture, perché ovviamente queste sono strutture che non hanno lavorato in alcun modo e vi sono le stesse ragioni politiche, non hanno potuto essere aperte in alcun modo, e vi sono le stesse ragioni politiche che sostenevano quella richiesta dell'anno scorso, che peraltro fu approvata all'unanimità, mi sembra. E c'è poi la stessa richiesta per quanto riguarda la Tari per gli stessi soggetti che a loro volta non hanno potuto effettuare attività e quindi non hanno prodotto rifiuti. In questo caso parliamo sempre degli enti del terzo settore e dell'associazionismo dei circoli. Mi sembra che nelle richieste avessimo aggiunto anche la valutazione di eventuali trattamenti migliorativi per quanto riguarda l'IMU per quei proprietari che accolgano le richieste di riduzione dell'affitto, di cui peraltro si è parlato poc'anzi, relativamente alle attività private, quindi sostanzialmente alle conduzioni private, sia per ciò che riguarda le attività commerciali sia di altri soggetti, e quindi fondamentalmente una valutazione politica che era già in qualche modo stata fatta, che abbiamo pensato corretto reiterare, perché abbiamo tutti visto cosa è accaduto in questi mesi. Grazie. Grazie consigliere Vagetto. Colgo l'occasione per la pausa per ricordare a tutti che questa parte della commissione prosegue con la sola, è di competenza della sola commissione quarta, per cui gli altri consiglieri, benché chiaramente ci hanno invitati a mantenere la presenza e a mantenere l'attenzione, potrebbero teoricamente staccarsi. Fatta questa precisazione, vedo la richiesta dell'assessore Marco Bosi di intervenire, gli diamo subito la parola, grazie. Sì, buonasera a tutti, io rispondo ovviamente per il mio pezzo, nel senso i canoni e le associazioni che sono, diciamo, a casa del Comune e o Parma Infrastrutture. E l'anno scorso avevamo scontato un trimestre di canone, il settore patrimonio ha già di recente in realtà mandato una richiesta di variazione di bilancio per coprire la mancata entrata e quindi provare a fare un'operazione simile rispetto all'anno scorso, però insomma il quanto dipenderà un po' anche insomma dalle decisioni di giunta, anche sull'applicazione dell'avanzo. Le associazioni hanno di fatto dovuto rinunciare all'utilizzo dei locali già da ottobre, novembre fino ad ora. Quindi siamo praticamente quasi a 9 mesi, un po' più di 6 mesi. E adesso vedremo, insomma, perché anche non è solo una questione di soldi, è anche una questione normativa, nel senso che li usiamo quest'anno, vanno spesi per scorse di quest'anno, quindi non è detto che normativamente sia possibile scontare, diciamo, anche il trimestre perso nel 2020, però insomma vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Io dico, spero almeno 2 trimestri, questa è la mia speranza. Vediamo un po', insomma, non è solo una questione di bilancio, è anche una questione normativa. Comunque l'intento dal mio punto di vista è condiviso, poi dopo l'impegno sulla quantità di sconto in termini temporali dipende un po' da questi due fattori che vi ho detto, però l'intenzione del settore patrimonio è di ripetere il provvedimento che è stato posto un anno fa. Grazie assessore. Si è prenotata per l'intervento vedo che si è prenotato anche l'assessore Ferretti. L'assessore, vuole aggiungere qualcosa prima? Lascio alla consigliera che penso che non ho capito che si è prenotato. Si è prenotato la consigliera Bonetti. Io lascio, cioè andavo a ruota del vice sindaco, dite voi.
Ma no, allora, prima di dare la parola ai consiglieri, se vuole aggiungere qualcosa lei, in modo che magari poi dopo gli interventi dei consiglieri sono ancora più sul pezzo, perché raccolgono anche le sue precisazioni. Allora, prima chiuso un attimo su quanto ha detto il vice sindaco, ovviamente confermo che la volontà è quella di trovare tutte le risorse, il vice sindaco si è assolutamente impegnato in questi mesi per trovarle. Purtroppo a volte la burocrazia si scontra contro le volontà politiche, e questo purtroppo, come dire, chi più chi meno tutti sanno di cosa stiamo parlando, quindi la volontà è assolutamente quella di andare a ristorare queste locazioni, e secondo me toglierei a Bosi la speranza e gli direi che è quasi una certezza che andremo a ristorare queste associazioni, quindi già toglierei la speranza. Registrato, quindi sentito tutti. Ma no, ma voglio dire, poi avete visto chi c'era in commissione ieri sera, ha visto l'avanzo che abbiamo libero, quindi l'avanzo libero, e poi capiremo che cosa succede col governo, voglio dire, quindi vado a rispondere un po' al consigliere Lavagetto. Allora, la Tari abbiamo già cercato di fare un'operazione l'anno scorso, ne abbiamo parlato anche ieri sera in commissione, quest'anno abbiamo deciso, anche perché abbiamo dei tempi diversi che ci permettono di fare cose diverse, di non chiedere di pagare una rata e di chiedere il rimborso, andremo direttamente a fare uno sgravio sulla prima rata. Allora, oggi le risorse a disposizione di quella prima rata sono quei 3 milioni che abbiamo in avanzo vincolato, che sono avanzati dall'operazione dell'anno scorso, e quindi sono già 3 milioni che abbiamo disponibili. Si ventila che il governo aggiunga risorse per la Tari. Ben vengano, speriamo che non arrivino a novembre. Se arrivano prima, le aggiungiamo sulla prima rata. Se arrivano a novembre, li andremo ad aggiungere sulla seconda rata. Quindi, come ho spiegato ieri sera, il 2020 è stato un anno dove abbiamo viaggiato a vista. Penso che la metafora renda l'idea. Contiamo che sul 21, diciamo che abbiamo un'esperienza dell'anno scorso che cercheremo di mettere a sistema, però, come dire, poi le risorse del governo che arrivano con tempi e modi del governo, cercheremo di fare il meglio possibile. Sul commercio l'ho già accennato anche ieri sera, quello accennato il sindaco, vi dico anche un numero abbastanza certo. Abbiamo svincolato, andremo il 31 di maggio in variazione di bilancio, che è già pronta, è un bando, sono 478 mila euro che l'assessore Casa ha deciso di destinare sul commercio, quindi penso che siano per iniziare, che non vuol dire che siano cifre definitive, sto ragionando ovviamente senza calcolare l'avanzo di 10 milioni che abbiamo detto. Sulla COSAP, anche qua stiamo cercando di mettere a sistema la burocrazia con la volontà politica, e quindi col segretario generale ci stiamo lavorando. Poi, se il governo farà, come io penso, quello che va direttamente a sgravare fino al 31-12, meglio, avremo delle risorse noi in più da mettere su altre situazioni. Ecco, quello che mi lascia un po' perplesso, devo dire, quindi tutte scelte, tutte richieste assolutamente condivise dall'amministrazione, anzi già messe in atto, quello di impostare una politica di riduzione dell'IMU, mettendo a sistema i proprietari degli immobili commerciali al fine di rendere degli sconti, delle locazioni, passatemi, questo è un mio pensiero personale, mi sembra una roba un po' complicata da mettere a sistema nel breve, e forse da provare a sistematizzare con una cosa che io forse qua tra le righe non ho ben capito. Quindi fatemi dire, io se fossi un proprietario di un negozio cercherei, senza bisogno dello sgravio dell'IMU, che mi viene da dire, se fossi un proprietario immobiliare di un certo tipo non mi cambia tantissimo lo sgravio IMU, cercherei di cercare un'operazione nel medio-lungo di sgravare io l'affitto al mio inquilino, che così mi rimane aperto col negozio per più tempo e non chiude per colpa dell'affitto a fronte di non ricavi, e mi assicuro nel medio lungo un'entrata e un ricavo
però ho capito, cioè, capisco la richiesta del consigliere Lavaggetto, non riesco, anche perché non abbiamo avuto richieste di categorie o delle associazioni per fare questa operazione, cioè, quindi adesso vado nel breve, mentre abbiamo avuto richieste di associazioni sulla parte Tari, addirittura identificati i codici Ateco, insomma l'assessore Casa poi più di me vi dirà i confronti che ha sulle con le associazioni, su questa cosa non abbiamo mai avuto particolari richieste, però voglio dire, pensiamoci, giuro mi sfugge un po' come metterla a sistema, ovviamente guardandola dall'ente locale, cioè che sia una cosa seria, cioè che ci sia poi il controllo, cioè capire come anche posso controllare che il proprietario vada davvero a sgravare l'affitto e come posso io comune pensare di incidere su quello sgravio, cioè ecco, forse mi sono non mi ero spiegato correttamente prima. Quindi anche come mettere a sistema, tornando alla mitica burocrazia che ormai ci sovrasta, come puoi portarla a terra che abbia un significato e non sia una mera operazione di facciata, ecco. Grazie Assessore, mi pare che il suo concetto sia chiaro. Ha chiesto la parola al consigliere Bonetti. Allora, io forse ho un problema di linea, quindi meglio che tenga staccata la videocamera perché vedo che vado a tratti. Allora, no, io volevo intervenire in senso generale, cioè facendo una riflessione, queste mozioni può sembrare che vadano semplicemente a mettere una pezza, fra virgolette, in una situazione di crisi che abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi sta diventando sempre più pesante dal punto di vista commerciale, con negozi che chiudono, basta appunto dare un'occhiata al centro storico, ma anche in altri quartieri difficoltà sempre crescenti. E dall'altra, dal punto di vista dell'associazionismo, un fermo forzato che ha inciso davvero moltissimo anche sul nostro tessuto sociale. E mi fa piacere di sentire già fin da adesso le rassicurazioni sia dell'assessore Bosi che dell'assessore Ferretti, da questo punto di vista, cioè che ci si vuole spendere per garantire al massimo il sostegno a quello che è poi, che sono le realtà vive e attive della città. La preoccupazione che è sottesa a queste mozioni è quella di vedere nei prossimi mesi, ancora più che adesso, ripercussioni molto forti su quello che è il tessuto economico, ma anche sociale cittadino, e poi impatta in termini di sicurezza, di coesione, insomma, non sto qua a fare il lungo elenco, e vedere dunque queste proposte come investimenti da parte della città. Quindi non solo un'attività di sostegno e supporto che è nella realtà di fatto, ma di investimento da parte dell'amministrazione in quello che è il futuro di Parma, perché la sensazione che si ha, che abbiamo visto, insomma credo che tutti abbiano avuto modo di sperimentare nelle settimane di, diciamo, chiusure parziali apertura, quindi non parlo del primo lockdown, ma quando appunto molte di queste realtà erano chiuse, ma bene o male per lavoro si circolava, è la sensazione di una città morta, completamente morta, uno spazio che mancando questo tessuto economico, commerciale e associativo diventa sostanzialmente priva di una sua identità. Ecco, quindi la preoccupazione grossa è per soprattutto le realtà medio-piccole e per l'associazionismo, che in un'ottica di ripresa, si parla tanto di ripresa, si veda al punto di dover rinunciare, diciamo, ormai a pochi metri dalla meta, proprio costringendo poi anche la città a rinunciare a un patrimonio veramente molto importante. Grazie. Grazie, consigliere Bonetti. Assessore Ferretti, prego. Secondo me c'era prima il consigliere Lavaggetto, mi metto in fila. No, io pensavo che rispondessi proprio immediatamente al consigliere Bonetti. No, prego, consigliere Lavaggetto. Ma meglio che c'ho anch'io una domanda.
quando ha detto che avanzano 3 milioni della precedente misura della TA, dello sgravio TARI con rimborso, è per il meccanismo del rimborso, chiedo, avete questa per quale motivo, diciamo, non c'è stato un accesso secondo lei, poi se lo può dire, ecco, se lo sa. No, per quanto riguarda la questione dell'IMU, mi rendo conto e la ringrazio della precisazione, ci mancherebbe altro, non è ovviamente un invito ad alleggerire dei carichi. Il discorso mi era stato fatto la prima volta, a parte con Grande Classico, di cui si parla molto spesso, insomma, quindi penso di non essere il primo che ne fa menzione, ma è un discorso che mi fu fatto appunto da uno dei presidenti di associazione che è stato citato prima, che purtroppo non c'è più, che era la Manghi, che nel valutare la situazione delle proprietà immobiliari nel centro storico riteneva che sostanzialmente gli affitti raggiunti dai negozi fossero eccessivi e quindi complessivamente che bisognasse trovare la maniera per invogliare i proprietari in qualche modo a ragionare in una prospettiva futura che convogliasse anche un interesse pubblico alla conservazione delle attività commerciali. Ecco, questo era il senso. Poi è ovvio che dal punto di vista applicativo mi rendo conto della difficoltà che ha rappresentato e ci sta tutta ed è anzi corretto il ragionamento, effettivamente ci mancherebbe. Chiederei un'ulteriore cosa, che è quella relativa alla cosa. Noi abbiamo avuto qualche segnalazione da alcuni esercenti che l'hanno chiesta, che si sono trovati di fronte non tanto a un meccanismo di esenzione, ma un'esenzione con costo iniziale. Non so dire se questo sia una regola oppure che dipenda dalla conformazione delle strade, ma qui veniva comunque chiesto in ogni caso una sorta di biglietto d'ingresso per poter ottenere la questione. Mi dispiace che non riesco a essere più preciso, ma mi è stata riferita qualche tempo fa, me la farò spiegare meglio magari per il prossimo Consiglio Comunale, che così vi chiarisco esattamente qual è il contorno della cosa. Volevo solo capire se nella regolamentazione era previsto comunque un onere accessorio che potesse in qualche modo appesantire la faccenda, oppure se viceversa è un caso specifico e non credo che sia esattamente poi solo uno, ma a dire la verità ne ho sentito più di uno, ma preciserò meglio in consiglio, forse al consigliere Copozzi, che anche lei la conosceva, la può precisare a sua volta, vedo che ha alzato la mano, quindi grazie, intanto mi fermo. Grazie, credo che sia utile nel caso anticipare all'assessore in modo che la risposta in consiglio sia già con tutti i presupposti, gli elementi per poter dare una risposta corretta. Consigliere Copozzi, prego. Se posso approfondire questo tema della cosa. Su questo tema, vada pure. Proprio questo particolare, nel senso che ci sono degli esercenti che non hanno mai avuto occupazione di suolo pubblico, per i quali per accedere c'è una procedura che ha un certo costo e che ha comunque un costo anche solo nel fare la domanda, senza essere sicuri di poter poi avere una risposta positiva, che dipende anche dal tipo di marciapiede che hanno. Sono di solito, almeno a me è capitato di conoscere questa piccola realtà, che in realtà è stata molto penalizzata dal non poter avere anche nell'ultimo mese anche solo due tavolini a messi a muro, perché le persone che andavano a prendere un caffè o dovevano rimanere in piedi, mentre in via Farini c'è chi si è allargato enormemente, cioè abbiamo tavolini ovunque, quindi secondo me c'è il rischio che ci sia una sorta di di ingiustizia, ecco, di fondo, tra delle piccole situazioni che sono collocate in punti della città dove non avevano mai pensato di dover usufruire del suolo pubblico e che anche per piccole postazioni esterne ci rinunciano, cioè hanno rinunciato a fare la domanda, per loro è troppo costosa. Volevo dire anche all'assessore Ferretti che l'Agenzia per la locazione come principio utilizza il principio di cui va bene si fa anche il comune come verifica, ma il principio della riduzione dell'IMU, però quindi esiste già un meccanismo che il comune ha per la riduzione IMU in un contratto tra affittuari, ed è proprio
l'agenzia per la locazione va proprio incontro a chi è prevista, per chi decide di ridurre l'affitto, quindi ha già un istituto che il comune ha, lo sta già utilizzando, in teoria lo utilizzerebbe se i proprietari, lo, come diceva l'assessore Rossi prima, fossero disposti a utilizzarlo, perché invece di sfrattare una persona la mantengo in casa, però riduco l'affitto e quindi ho una riduzione dell'IMU. Questo potrebbe estendersi anche appunto per i negozi o pubblicizzarla maggiormente, secondo me è uno dei temi che non è abbastanza conosciuta in realtà dagli stessi proprietari. Grazie consigliera. Assessore Ferretti, prego. Allora, no, sì. Allora parto dal vado dagli ecopotti e risalgo. Allora sì, no, mi è chiaro, cioè lo stesso comune mi ricordo che ha nella riduzione delle aliquote IMU per gli affitti a canone concordato piuttosto che tutta quella parte lì. Allora, quello che dicevo io è questo: il proprietario immobiliare che ha degli spazi, non è un appartamento, una seconda casa sfitta che vado a fare un canone, un affitto concordato, un canone garantito. Cioè qua si parla di affitti che hanno dai 4 ai 5 zeri, quindi lo sgravio IMU che mi viene da dire abbia un impatto sulla riduzione di un affitto a 5 zeri deve essere un canone IMU, una riduzione IMU di un certo spessore, perché vada ad allettare il proprietario immobiliare. Era solo questo che volevo dire, che è un po' imparagonabile il proprietario della seconda casa che l'affitta col canone concordato con il proprietario immobiliare che ha magari due o tre negozi e ogni negozio c'ha 4-5 zeri di affitto. Secondo me il canone IMU che riusciamo a sgravargli è una minima, mi fatemi dire, risibile parte di quello che lui prende di affitto, e non so. Quindi per quello che mi viene da dire, prima ho fatto l'esempio col consigliere Lavagetto, dovrebbe essere la sua lungimiranza di proprietario che porta ad assicurarsi un canone e un affitto riducendolo nel momento di difficoltà al negoziante. Cioè dubito che noi, però veramente questo non vuol dire che non ne voglio parlare, vuol dire che non riesco a vedere bene l'idea, però parliamone e vedo, cioè, e ne parleremo. Chiedo alla consigliera Jacopozzi se può mandarmi un'email, qualche riferimento più puntuale sulla vicenda, per capire, fare due controlli, e io mi sono segnato due appunti, però se riuscissimo ad avere un riferimento puntuale per capire cosa è successo, poi capiamo ovviamente di, per la privacy, in pubblico non ne parliamo. Certo, no, no, così, volentieri. Sì, in email mi manda un riferimento puntuale da poter fare una verifica e così parlare a ragion veduta, perché sennò parlerei a vanvera. Consigliere Lavagetto, allora mi ero segnato Tari, adesso mi sfugge un attimo la domanda, cioè allora io ieri ho parlato della, e così rispondo anche alla consigliera Bonetti, io ieri ho parlato... Scusa Marco, ti ha chiesto perché secondo te sono avanzati i soldi? No, ma ce l'ho. Okay. Allora, ieri ho parlato, grazie, della Tari in commissione, quindi mi viene il dubbio che il consigliere Lavagetto ieri non fosse in commissione. Ho citato 27 milioni di euro di insoluto sulla Tari dal 2013 ad oggi. La grossa parte è sul 2020, abbiamo 10 milioni di insoluto, e sul 2019 abbiamo 7 milioni di insoluto. Quindi fermiamoci pure all'anno 20 e 19, abbiamo 17 milioni di insoluto. Allora, torniamo un attimo al 20. Al 20 ce lo siamo detti, cioè siamo arrivati lunghi, sempre per il ragionamento che dicevo prima del viaggiamo a vista, abbiamo avuto contezza dei fondi del governo, gli ultimi fondi del governo sono arrivati a novembre, che per l'amor del cielo non è una critica al governo, anzi ieri ho detto, ho fatto vedere che dal governo sono arrivati 22 milioni di euro sul comune di Parma, quindi come dire, venissero anche sul 2021 magari. Allora l'ultima tranche però c'è stata trasferita
a metà novembre. Voi capite che noi abbiamo avuto contezza a quel punto delle risorse che ci liberavamo, che erano su nostre spese, che a quel punto coprivamo con i fondi del governo, a metà novembre. E a quel punto abbiamo deciso di mettere 4 milioni e 6 di rimborsi sulla Tari. Perché rimborsi e non sgravi? Perché la bollettazione della seconda rata Tari era già partita da Iren. Avevamo ipotizzato con Iren di fare un annullamento, poi erano partite, quindi sì, il rischio che si poteva verificare era anche uno che riceveva la bolletta, la pagava e scopriva dopo che era stata annullata. Quindi abbiamo fatto una decisione che forse non è stata recepita benissimo, forse poteva essere meglio, infatti quest'anno abbiamo deciso di fare meglio, che era quella di ormai la seconda rata è partita, si paga la seconda rata e poi chiedi il rimborso. Capendo anche gli eventuali problemi di cassa, abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto di, e abbiamo messo nella delibera che valeva la rateizzazione anche in autocertificazione, quindi io avevo diritto al rimborso del 40% di Tari. Facciamo che la Tari annuale sono 10.000 euro, avevo il diritto a chiedere un rimborso di 4.000 euro. Non avevo la liquidità per pagare i 10.000 euro, rimborsavo e andavo in rateizzazione e potevo rateizzare. Quindi, paradossalmente, se me la giocavo bene, potevo andare in anticipo di cassa perché il comune mi rimborsava prima il 40% e io pagavo dopo il 60%. Ahimè, adesso non stiamo qua a discutere se è volontà, dimenticanza, non possibilità economica. Io sta di fatto che ho sul 2020 oltre 10 milioni di insoluto sulla Tari. Quindi, allora, andremo a fare gli sgravi sulla prima rata. Quello che insomma vi posso già dire però è che concordato con l'assessore Benassi e l'assessore Casa stamattina, sentiti anche i consiglieri di maggioranza un po' ieri sera, cioè l'idea è che non è che uno sgravio a pioggia su tutti, cioè chi è moroso a maggior ragione su annualità che non c'entrano niente con il Covid, come dire, chiederemo, daremo la possibilità di avere lo sgravio ma con una dimostrazione di buona volontà di andare a recuperare il pregresso. Grazie assessore. Il consigliere Vagetto ha chiesto la parola, prego. Ah no, molto brevemente, sì, io non ero in commissione ieri, ma non c'era la settima, però no. ho letto il giornale, lo dicevo tanto per completezza, ho letto dai giornali, mi chiedevo due cose, diciamo rispetto alle cose che stava dicendo. Quando era stato correttamente ricostruito la vicenda sul rimborso, la domanda che mi viene da fare è: nel momento in cui i 3 milioni di euro non vengono erogati come rimborso, probabilmente sono tanti utenti che in qualche modo però a questo punto si trovano con l'insoluto sostanzialmente, cioè non avendo fatto richiesta di restituzione, e questo mi sembra un controsenso rispetto a quella misura, ecco, quantomeno. E su questo forse bisognerebbe trovare una soluzione differente. Non so, è vero che lei stava ragionando dello sgravio di quest'anno, sta di fatto che magari chi avesse eventualmente avuto la possibilità di accedere, avesse acceduto allo sgravio dell'anno scorso, oggi non si troverebbe comunque nelle condizioni eventualmente di prenderne due, invece che sostanzialmente. Cioè, non so se mi sono spiegato, ma credo di sì. È chiaro, ne abbiamo parlato col consigliere Occhi ieri sera, cioè sostanzialmente è, se io sono moroso totale sulla Tari 2020, quindi non ho fatto domanda di rimborso, sì, quindi passatemi il termine, ho perso il treno per quel rimborso? Ahimè sì. Però quello che avevamo detto noi era: se non hai le possibilità economiche per fare questo anticipo di cassa, rateizza.
tra cui e vale l'autocertificazione, addirittura, ma ti vengo in anticipo io di cassa, perché sostanzialmente tu mi devi il 60%, io ti do in anticipo il 40%, mi viene da dire se la buona volontà veniva in parte premiata. Allora, purtroppo il rimborso prevede, poi lo dico a lei che è avvocato, lo capisce benissimo, la parola rimborso, trattasi di rimborso se uno prima ha pagato qualcosa, perché il rimborso a un non pagamento non esiste, tanto che, ripeto, quest'anno, proprio perché i tempi ci consentono un ragionamento diverso, proviamo una via assolutamente diversa, che è quello del non ti chiedo di pagare, ti rimborso, vado direttamente a ridurre la tariffa e la bolletta. Allora, quello che purtroppo, ripeto, che così a scanso di equivoci, è tenendo conto delle morosità per, sempre per il RS, però, perché ahimè siamo un ente pubblico, ahimè abbiamo e chiedevo questo proprio nel senso del ragionamento, ho capito cosa stava dicendo, per carità, ma secondo lei un insoluto così grande nel 2019 come si spiega? Ma è un anno particolare, l'ho detto ieri, era un anno dove sono andati in bollettazione molti conguagli anche di anni precedenti, e quindi questo ha comportato un insoluto particolarmente alto. Attenzione che il primo anno è sempre alto, cioè mi spiego, oggi sul 2013, adesso vado a memoria, abbiamo 1.200.000 di insoluto, sul 2014 abbiamo 600.000 euro di insoluto. Ovviamente sono andati già in recupero in sollecito e in recupero coattivo. Ieri abbiamo spiegato come sul coattivo ci si arriva dopo 2-3 anni, quindi il primo anno mediamente, anche quando c'era la TARES del 2013, avevamo avuto un insoluto di 5 milioni di euro, che più o meno lentamente e faticosamente negli anni si riduce, da 5 milioni si è ridotto a 1.200.000. Poi ci sono quelli che sono andati ad abitare all'estero e temo che quel 1.200.000 rimarrà lì per sempre. Quello che ho detto ieri sera, che ho ricordato, che noi abbiamo 20 milioni ed oltre di fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi dal lato bilancio siamo, non dico ampiamente, ma siamo assolutamente prudenziali. Cioè sul 2020, a fronte di 10 milioni in assoluto, abbiamo un fondo crediti di 8 milioni. Questo vorrà dire che se il Comune nei prossimi anni sarà bravo a recuperare, si troverà, fatemelo dire, che provo sempre un grosso piacere a dire, un piccolo tesoretto nel fondo crediti di dubbia esigibilità della Tari, che potrà liberare ed usarlo in altri modi sicuramente più utili che non tenerlo bloccato nel fondo crediti. Ma quello è tanto sta, tanto che lunedì parleremo dell'avanzo, ma non solo per il Comune di Parma, l'avanzo è assolutamente lievitato negli anni per il fondo crediti di dubbia esigibilità, che un algoritmo ti dice come calcolare. Quindi secondo me siamo assolutamente, adesso vediamo, perché come ho spiegato ieri, la riscossione sulle multe, ad esempio, è stata assolutamente un trend negativo, cioè il parmigiano medio, che era un buon pagatore di multe rispetto alla media nazionale, quindi a fronte di una media del 30-40% di pagato multa sull'accertato, quindi a fronte di 100 euro di accertato, il comune medio riscuote 40 euro di multa, noi eravamo sul 60%, quindi a fronte di 100 euro di multa noi ne riscuotevamo 60. Siamo scesi a 50 da un anno all'altro, cioè le persone hanno preso lo stesso le multe, anzi ne hanno prese di più di quelle che pensavamo nel 2020, perché con i mesi di lockdown e di chiusura pensavamo di dare meno multe, ne abbiamo date molte più del previsto, però stiamo riscuotendo molto meno del previsto. Quindi anche qua
giusto per dare l'idea di come in questo momento sia complicato programmare e pianificare il bilancio. Sì, diciamo che se non ricordo male il fondo per lo sgravio Tari del 2020 era 4 milioni, quindi se tre sono rimasti lì. No, era 4 milioni e 6. Ok, quindi abbiamo dato 1,6 milioni, 1,5 milioni. 1,5 milioni, quasi arrotondiamo 1,6 milioni. Cioè, quindi c'è stata una richiesta per un 30% fondamentalmente. Beh, l'insoluto parla da solo. Adesso, oggi mi sono anche a fronte di ieri sera, mi ho chiesto a Iren un dato aggiornato così da portarvi in consiglio lunedì, soprattutto per avere un'idea la divisione domestiche e non domestiche e soprattutto del non domestiche quali categorie, che poi non si può fare di tutto un'erba un fascio, ma giusto per avere delle idee di ragionamento ho chiesto se in questi due giorni riescono a farmi una tabellina un po' sintetica, ma per darvi anche due dati, perché poi adesso parliamo, poi scopriamo che 10 milioni di insoluto sono tutte le domestiche che mi viene da dire, fatemi dire, hanno prodotto più rifiuti del solito in lockdown. Quindi anche per capire, perché non vorrei che ragionassimo sul sentimento e così abbiamo i dati. Bene, io direi che siamo arrivati a buon punto della discussione. Chiedo a qualche altro consigliere se vuole prenotarsi per fare un intervento. Io non vedo ulteriore richiesta di intervento, quindi prendiamo atto delle due mozioni, oltre a quella di cui abbiamo preso atto precedentemente, e dichiariamo quindi chiusa questa commissione e ringraziamo tutti gli intervenuti e auguriamo buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buona grazie. Serata. Grazie. Grazie, buona serata. Buonasera a tutti. Arrivederci, buona serata. Grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera.